cosa? Il problema delle sigarette. Il problema delle sigarette? Purtroppo ho avuto una circolare che non può passare niente da qui al carcere. Comunque i carabinieri vi passeranno qualche cosa, dovete consumarle in aula prima di rientrare. Ah, mi dispiace, più di questo non posso fare. Negli intervalli ne fate... Solo per l'aula, non potete portarle al carcere. E purtroppo non possono passare. In aula i carabinieri ve le passeranno e poi avrete tra di voi. Va bene? Sì? Un attimo, uno per volta. Allora devi iniziare i confronti, su, che cosa doveva dire lei? No, non ce ne sono altri. Su tutti. Compagno. Sono per favore che dobbiamo iniziare, su. Passi un attimo il microfono, per favore. Signor Presidente, volevo sapere se tra gli imputati che stamattina faranno il confronto c'è anche Trocciola. Sì. C'è? Sì. Grazie. Allora, che voleva dire? Signor Presidente, volevo far presente che la numero 10, i detenuti di Gerano Elpino hanno finito lo sciopero della fame. Sì, lo so. Perché abbiamo avuto garanzie concrete da parte del Ministero che ci saranno concesso quanto ci spetta. E c'è già in atto opera di umanizzazione nei braccetti e ci hanno dato garanzia nella persona del dottor Nicolò Amato che saranno... Lo so. Concretizzate le cose. Vorremmo anche ringraziare la Corte nella persona del Presidente e del signor Marmo. Va bene, dove... Grazie. Cosa voleva dire lei? No, c'era... poi devo iniziare i confronti, su. Allora, altro? Sì? Ho capito, ma purtroppo mo abbiamo udienza ogni giorno perché ci stanno gli altri tronconi pure. Vabbè, dopo telefoniamo e vediamo se è possibile spostarlo per voi. Lo so, ma purtroppo, avvocato, si sono... Ma allora come fanno colloquio? Per padiglioni? No. O... Aspetta. Allora, quando dovevano fare i colloqui? Il giovedì? Fu spostato? Furono spostati al sabato. Anche a me? No, il sabato non lo posso fare. Perché a me lavoro, no? Sì. Vediamo di farli spostare al giovedì. Al giovedì? Vabbè, allora telefoniamo al direttore, se è possibile, è questo troncone qui. Va bene, provvediamo subito. Allora, quindi diamo atto della regolare costituzione, possiamo mettere per tutti gli avvocati assenti l'avvocato Calcagni, abbiamo l'avvocato per il dissociato, va bene. Quindi allora, Pandico, lei conosce questo signore? Sì. Come si chiama? Nello Brune, nativo di Lauri. Di Lauri. Lei che cosa voleva dire? Sì. Lei che cosa voleva contestare? Per il fatto del colloquio. Il fatto del colloquio già ho provveduto, andate a vedere. Allora, dice che cosa voleva dire? Perché mi conosce sì, siamo stati a Pierosi insieme. Mi conosce sì. Che cosa gli voleva contestare? Tutte le accuse che lui mi ha date, le voglio sentire qua da lui adesso. E già gliela detto, dici che lei fa parte della camorra. Che non è vero, sono tutte menzogne. E perciò glielo dica, non lo so. Vorrei precisare che... Lui mi ha dato tutte le accuse. Andiamo chiaro con queste menzogne. Sono tutte bugie e menzogne, sono. Ho da precisare che nello Bruno, da parte che ci siamo conosciuti a Pianosa... Ci conobbimo anche nel carcere di Ascoli Piceno. Non ho dato mai confidenza a Ascoli Piceno, due mesi. Siamo noi che non abbiamo dato confidenza a lei. Non ho mai pensato. Va bene, non sai nessuno. Nessuno era anche Ulisse. No, quindi lei conferma tutto quello che ha affermato. Confermo testualmente. Solo. Che conferma? Le voglio sentire, signor Presidente. Lei già le ha sentite? No, sentite, le voglio sentire qua. No. Le voglio sentire da tutto. Lei già è stato contestato tutto. Sì, ma le voglio sentire qua. No, aspetta. Lei che cosa gli vuole contestare?
Lei dice che non è vero. Questo non è vero. Perché gli elementi di accusa glielo contestano. Vabbè, ma le voglio sentire qua, voglio dire sempre a confronto. Lei lo ha sentito anche nel corso dell'istruttoria, mi dia il fascicolo. Lui dice che gli ho dato l'indirizzo della cognata, glielo ho dato io. L'indirizzo della cognata, no, sentite là che glielo ho dato io. Io gliel'ho dato l'indirizzo della cognata. E glielo dico, gliel'ha dato. Gliel'ho dato l'indirizzo della cognata. Però no, perché lui ha dato l'indirizzo. Lei mi ha detto l'indirizzo della sua cognata, condiscendente che in detta via c'era anche una sua zia. Non sapeva dirmi con precisione se era via del convento o via del monastero. Gli ho dato l'indirizzo della cognata, però lui ci ha mandato a cercare un po' di biancheria e qualcosa di soldi alla cognata. Anzi, si può vedere il telegramma che io non traio mia cognata. E cosa gli hai mandato a cercare a tua cognata? Mai chiesto biancheria. No, gli hai scritto la lettera, gli hai scritto. Mai, gli hai mandato un telegramma e basta. Si può constatare dei documenti di Ascoli di Pianosa. La Pianosa, gli hai mandato a chiedere delle biancherie e qualcosa di soldi. Non è vero. È vero, è vero. È falso. È vero, è vero. Chiamate a lei, vedete. Ci sta. Va bene. Quindi praticamente... Sì, rimangono sulle loro posizioni, perché non fanno altro che... 137, 147. Vediamo un po', che c'è? E questi sono gli elementi. Poi dice era un nostro affiliato. Lei dice di no, glielo contesto. Non sono affiliato, ma lei ha detto un sacco di menzogne. Io voglio sentire qua, ah, lui, no? Signor Presidente, tutte le bucicate. Si può constatare, inutile che abbiamo tempo. Si può constatare dalla dichiarazione da lui stesso rese al carcere di Pianosa, dai vagli che gli sono stati mandati dall'organizzazione. Io non ho avuto mai vagli. Il responsabile era Manganiello inizialmente, poi passò sotto ai Gigioni. Prima ha detto Manganiello, poi ha detto San Germano, poi Gigione. Ha cambiato continuamente, ha cambiato continuamente. Cambia pure continuamente. Ma tutti dell'NCO però erano. Poi questo ce l'ha con me principalmente, perché io mi tenevo la cognata. Sì. Questa è una cosa da... Io c'avevo una relazione con la cognata di questo signore qua. Talmente che ci tenevo per questa cognata che volevo fargli tagliare la testa. Ma che dovevi fare tagliare la testa? Se tu volevi far tagliare la testa, se era un boss, no, mandavo l'imbasciata fuori. Ma dato che non sei nessuno, hai dato, come dici tu, l'incarico a qualcun altro. Se era un boss, no, mandavo l'imbasciata fuori. La dava a lei l'imbasciata. A me. Questa non mi piace. Ho fatto le stronzate a 15. Non ti conosco neanche. Ma siamo qua dalle vie, sì. Guardare allora. Come possono? Ci sono tante cose. E che altre cose? Il tarandelli, qua tarandelli. Otto fuori il tarandelli. Una volta mi davi del voi, chiamavi zio. A te, voi, zio. Quante volte ho chiamato zio a te? Ma comunque, praticamente, lei contesta tutto quello che afferma lui. Contesto che cosa? Dice che non è vero. Non è vero, no. Poi questa è accusata un avvocato di Laura. Noi parliamo soltanto di lei, dell'avvocato. Vabbè, questa è lui, è stato anche in dibattimento, è accusata un avvocato di Laura. Allora, ha accusato un avvocato? Ha accusata un avvocato di Laura, condicendo che questo avvocato a me mi ha dato delle pistole. Ma mi ha comprato delle pistole a Maria, queste cose qua. Ma non è niente vero, non esiste proprio, io non l'ho visto proprio questo avvocato. Io l'ho visto il 74 perché mi difendevo, quando sono stato in permesso non l'ho visto proprio. Si sta parlando, chiedo scusa, si sta parlando dell'avvocato Ezio Perillo di Vallo di Lauro, questo avvocato nel corso istruttorio, proprio grazie all'onestà dei magistrati, fu assolto per insufficienza di prove. E l'avvocato a lei, lo disse in corso istruttorio, lo ripeto ora e lo ripeterò sempre, che le ha comprato durante la sua latitanza quando uscì dal carcere nuovo di Torino, durante un permesso, anzi non ne parliamo di quel permesso, che non ho detto come l'ha ottenuto e chi l'ha fatto ottenere, non andiamo oltre. Durante quel permesso si è dato latitante. Doveva consumare un'estorsione presso un geometra di 15, che io gli dissi
Il termine dell'estorsione la sta portando male, perché non è lei che deve andare a 15 dove può avere qualche agguato, ma metta in condizione che il geometro scende a Nola. A Nola per pagare questa tangente. E proprio a San Paolo Bersito, durante una cosa del genere, ebbe un conflitto, un fermo, cosa raccontato da lei, un fermo dal commissario di pubblica sicurezza, e che questo poi avvocato era quello che durante questa latitanza li procurava pistole e colpi, che li comprava, non è niente vero. Li comprava sotto l'arco di Laura da certi dei guarda la questione sua, lei contesta. Ma non è niente vero il fatto dell'avvocato, non, io non gli ho detto mai niente, lei parla, e non è vero. D'accordo. Quindi praticamente rimangono sulle rispettive posizioni. Questo avvocato io quando non stavo in permesso non l'ho visto proprio. Pure. Vabbè, ce l'avete già detto. Non l'ho visto. Vabbè, può accomodarsi. Imputato qui lo conosce? Sì. Cosenza Bernardo, detto Bernardino, di vabbè. Taurano. Lei che cosa voleva contestare? Che Pantico praticamente ha detto che lei ha partecipato a un incendio in un carcere, ha poi partecipato all'accoltellamento di volpe e dice che lei è camorrista. Che cosa gli voleva dire? Ma io volevo chiedere a Pantico, no, il fattore dell'incendio in carcere e se l'accoltellamento di questo detenuto a Volterra l'ha accusato a qualche 30-40 persone. Lui mi accusa di essere camorrista, no? Vorrei sapere da Pantico quando e dove e da chi sono stato fatto io. Io lo dico. Per quanto riguarda l'incendio di Volterra, mi riferisco alla terza sezione, alla stanza. No, non mi interessa, voglio sapere io, come quando sono stato fatto per e da chi. Quando è stato fatto, non mi interessa per l'incendio della stanza. Da fatti ben certi ci risulta che ella fu fatto camorrista, mi sembra, se non vado errando, nel carcere di Brindisi. Noi da Ascoli Piceno. Da parte che le ho scritto io personalmente, l'ha scritto Cuto, l'abbiamo mandata anche dei Vaglia. Anzi, ricordo che qualche volta ella non voleva accettarli inizialmente. Ci stavamo un po' preoccupando perché questo affiliato era un po' tentennante nel raccogliere questi Vaglia. Lei è camorrista a tutti gli effetti. Ha partecipato, su ordine espresso dell'NCO, all'accortolamento di Volpa Giuseppe. In detto accortolamento ha partecipato lei, Carlo Castardo, e gli altri hanno disseminato le guardie e depistato da quel fatto. Ma non mi ha detto da chi sono stato fatto camorrista io, questo non, ho porto ricevuto su questo fatto. So che camorrista consigliere di Cutolo come lei non sa. Sì, ma non ci possiamo ricordare di tutti i scagnozzi che sono divisi, sparpagliati. È camorrista. Allora, non è vero, diciamo. Non è vero niente. Vabbè. Diamo atto che rimangono sulle rispettive posizioni, può andare. Io l'ho conosciuto per 30 giorni a portare sto signore, 30 giorni, non un'eternità. Non siamo stati in corrispondenza pure da Ascoli. Mai. Mai. Ma ho ricevuto una cartolina sola da lei, signore, prendete che vabbè, diamo atto. Dei registri di Ascoli, la corrispondenza indirizzata anche da Cuto. Può andare. Non perdiamo tempo, a presto. È un momento, ma lo dico al maresciallo che purtroppo. I carabinieri hanno favorito a Baccano. Hanno tanto da fare, un problema. Come si chiama? Quello che viene immediatamente. Comunque. No, vorrei approfittarvi questo momento di pausa per rinnovare in pubblica udienza una richiesta che ho fatto già a lei personalmente, per la quale so che lei già si sta impegnando attivamente, cioè di potenziare i servizi di cancelleria, non tanto per quanto riguarda i funzionari il cui apporto insomma, effettivamente al di fuori delle loro possibilità umane, ne voglio dare qui pubblicamente atto, ma io parlo di potenziamento proprio come possibilità per gli avvocati di poter consultare con possibilità di spazio e di tempo gli atti processuali, perché l'ambiente è ristretto, adesso quanto più ci avviciniamo alla fase finale
tanto più ci sarà un accalco di avvocati. E mi consente lei un'ultima forse io già ne ho parlato in tribunale, sì. Però mi pare che ci stava il presidente Cortese, con cui si può parlare immediatamente se c'è. Io vorrei comunque segnalare un'altra cosa che ritengo veramente sia essenziale, una circostanza sulla quale c'è stato anche un certo dibattito tra rappresentanti della difesa e il tribunale. Cioè, se il vero atto legale che consacra quello che avviene in dibattimento è la bobina sulla quale sono contenute le registrazioni, si dovrebbe anche trovare la maniera per cui gli avvocati possono, nella cancelleria ovviamente, sia ascoltare le registrazioni sia farne delle registrazioni, perché io ho avuto la possibilità di ascoltare qualche registrazione per cortese concessione dei rappresentanti di Radio Radicale, ai quali ovviamente va il mio ringraziamento per questa loro collaborazione, e vedo che effettivamente è rilevante per la difesa poter ascoltare direttamente alla registrazione lo svolgimento del dibattito, anche perché lei mi deve dare atto per quanto riguarda le registrazioni, le trascrizioni disposto da lei, e noi la ringraziamo per questa collaborazione del Tribunale, però queste trascrizioni vanno un po' a rilento. Quindi sarebbe a loro utile, per la verità, perché un processo così complesso, l'avvocato dovrebbe essere messo in condizione di sapere oggi quello che è stato fatto all'udienza di ieri, e purtroppo il verbale di dibattimento dà solo una traccia di quello che è stato fatto. Le trascrizioni non sono pronte. Le registrazioni non si possono ascoltare, mi pare che sia essenziale, prima che entriamo nel vivo del dibattito, nel senso nel vivo del lavoro per la difesa, di controllare, registrare, confrontare le varie dichiarazioni, che si approntino questi servizi, soprattutto si dia la possibilità, casomai contemporaneamente, perché così succederà più là, più avvocati, di poter consultare e i verbali di trascrizione, per cui se ne dovrebbero fare più copie, e soprattutto la possibilità di poter ascoltare le registrazioni, di poterle effettuare, perché sennò è inutile dire che il vero verbale di udienza è la registrazione, quando non c'è questa possibilità concreta di accedere alla registrazione. Grazie. Comunque, avvocato, non so se c'è ancora il presidente Cortese, c'è? L'hai visto? Il presidente Cortese è andato via. Può vedere se c'è il presidente Cortese, così l'avvocato può anche parlargli. Io già ne ho parlato in tribunale, quindi dipende molto da loro. Se c'è, può anche esternare questo suo. Io già ne ho parlato, comunque possono anche, può essere una cosa più sollecita. Perciò lo interrompevo prima. Allora, Pantico, non hanno portato ancora. Questo signore qui lo conosce? Catanzarini Antonino, di origine calabrese, trapiantato a Milano. Che cosa voleva dire lei? Che cosa gli voleva contestare? Parli nel microfono, eh? Da dire, c'ho da dirgli un paio di cose. Come mi ha conosciuto a me, che rapporto ho verso di loro, queste cose così. Risponda alla prima domanda. La conobbi nel carcere di Ascoli Piceno. Alla seconda domanda, i rapporti, quelli di carattere camorristici. Vuole dire altro, Catanzariti? Sul fattore di Novara, come mai io col portavite di Novara, che è un mio coimputato, che sono andato lì per essere interrogato, mi ha chiesto, dice, ci sono tutte quelle che sono tornate... Parli nel microfono. Conosce qualcuno, le vuoi salutare? Io gli faccio, non conosco nessuno perché erano del piano di sopra e io ero del piano di sotto. E poi gli dico, ma c'è pure Pandico, dico, mi ha fatto un'istanza, dico, se lo saluti. Lui è passato di là a fare il portavite, gli ha detto ti saluta il mio computato Catanzariti, Catanzariti Agostino, tra parentesi, non Tonino. Mi fa, dice no, non lo conosco, non mi risulta a me questo. Se è vero o meno. Io l'ho accettato anche per testimone questo di allora, non so se è legato agli altri. Allora. Che vuole sapere? Parole povere. Se a Novara si sono stati arrivati i saluti da parte mia tramite il portavitti e lei ha detto che non mi conosce. Senta, voglio rispondere in ordine cronologico, perché lei ha detto poc'anzi, non vado errante, che stava al piano terra. La seguo, gelosi e ammirato. Poi dal piano terra passò al primo piano e mi pare proprio nella stanza accanto a quello del suo corregionale, Antonino Sinino,
Già quando si stava al piano terra, nel carcere di Ascoli Piceno, che parecchi non sanno, due volte alla settimana si univano i due piani per andare al campo di pallone, per fare le partite, no, di pallone. Una volta ogni 15 giorni. Per quanto riguarda, ogni 15 giorni, ogni due volte alla settimana, alle volte due volte alla settimana. Per quanto riguarda che, per quanto riguarda che venne questo portavitti al carcere di Novara che mi portò i suoi saluti, è vero questo. E io dissi, non lo conosce a Catanzarini perché non sapeva ancora con precisione questo portavitti, chi era, chi non era, chi... cioè mi mantenni. Ne ha una certa difesa, ne ha una certa diffidenza. Ma non è che per caso gli hai detto che non mi conosce per quello che mi hai detto al passeggio di Ascoli Piceno, perché ci ho chiesto il lavoro che facevi te da scrivano al maresciallo? Allora lei ha detto poc'anzi che non ci siamo conosciuti ad Ascoli Piceno, ora ci siamo conosciuti anche nei passeggi. No, la mia... il mio di Diego verso questo, che se non sbaglio era il fratello... Questo portavitti era Carmine Sterace o Antonio, uno dei due fratelli era, che io mi mantenni un po' chiuso perché lui nel passare così furtivamente mi ha detto saluto cantante, lo conosco, no non lo conosco perché sapete com'è, un carcere nuovo, non si sa ancora la situazione com'è, chi è, chi non è, e mi mantenni un po' in questa chiusura. E che invece di essere pentito sei parso infamo, perché no, quello è parso. No, senta, no, certi apprezzamenti, perché dice tutto all'incontrario a Gallaria Arbello, vuole fare convincere che è così. Allora, no, non certi apprezzamenti, la qualificano. No, io gli per voglio dire bene. Questo, perché il portavitto è un mio compotato, è Murabito Giuseppe, lui sta nominando Sterace quello. No, quanto c'è tempo stato Sterace come quanto tempo sono stato io a Novara? Come portavitto, come scrivano, c'è sì. Stato anche questo Sterace. Ma io ho parlato specifico il portavitto del carcere di Novara. Per quanto tempo mai visto te a me a Novara? A Novara? Sì. Io sto parlando di Ascoli Piceno, no, di Novara. No, questo io ti ho detto di Novara, se non lo vuoi dire non c'è niente di straordinario. Io sto parlando di Ascoli Piceno. Di Ascoli Piceno io l'ho conosciuto solo ed esclusivamente a questa. Quando io, lui era isolato al piano sotto, io ero normale nella sezione. C'era un signore che adesso lui, che l'unico che gli dava confidenza l'ha messo in dentro, che è innocente. Quello non è che sono il suo avvocato difensore, ed è Ventimiglia Nicola, faceva il barbiere. Lui usciva dalla cella, non apriva la cella nemmeno per prendere la spazzatura della cella, che l'ossa dei polli le masticava e le buttava nel cesto, scusando la volgarità. E se c'aveva l'unica confidenza che aveva con questo Ventimiglia che stavano nel barbiere che si ci stava o pizzo perché c'aveva o pizzo, vero? Dopodiché mi fa, dice, sai, io sono bravo a fare queste stanze, così colà, io ero a Ascoli e volevo andare o in un carcere della Calabria o in Lombardia, perché io avevo due mandati di cattura, uno della Calabria e uno della Lombardia. Dice, ci parlo io a questo, dice, ti faccio fare le stanze. Dico, diglielo. Siccome lui non è che ho pentito, perché io capisco che commetto un reato, mi viene un rimorso di coscienza, vado, ci bussa la porta o presidente o a caserma dei carabinieri, dico, dottore, sono qua. Ma voglio liberare la coscienza. Lui è infamo, concetto nostro, è infamo, così si dice. Per giustificarsi lui si vende pure sua madre, lasciamo stare, ognuno ha le sue idee. Arrivato a questo mi fa distanza, lui camminava con un libro sotto il braccio, si prendeva tutti gli appunti, questo nell'81. Lui a me non mi ha conosciuto perché non abbiamo avuto niente a che vedere, non con lui, non con Raffaele Cutolo, non Benda, con nessuno. Si può prendere visione, inutile che facciamo queste pantalette, si può prendere visione delle socialità tutti sporche. Quella della nuova famiglia, quando si c'erano tutte quelle visione. Della nuova famiglia, c'era Maturo, Zazza, Nuvoletta, Volvoro, tutte queste sono tutte della nuova famiglia. Se io ero cutoliano, quelle lì il minimo mi facevano spazzatino, il minimo. E io sono stato lì, non sono andato a dirgli al maresciallo fammi partire, perché a me non mi hanno partito insieme a loro che i cutuliani che l'hanno partito tutte per Novara, sono rimasto solo io. Come mai? Io sono stato lì a Ascoli da quando sono arrivato fino a pochi giorni fa, due mesi fa che sono andato a Livorno. Ho sempre lavorato con serietà, con puntualità, e questo signore mi ha macchiato anche la coscienza, siccome purtroppo e dispiacentemente ho altri precedenti e devo vivere anche in galera, cerco di farmi la galera giusta, io ho bisogno di vivere, ho bisogno di lavoro, nei carceri e tutto. Questo signore mi ha fatto segnare anche sui registri che in cucina, dove lavoravo io, hanno trovato 6 detenitori, un coltello e un seghetto.
Beh, io voglio dirgli questo, signor Presidente. Io ho lavorato dopo 6 mesi che sono arrivato ad Ascoli, sempre con serietà e con puntualità, presso la cucina. Tutti i giorni, nemmeno in riposo mi facevo. Dopo di questo sono state trovate sta roba, eravamo in 4, 2 le trasferiscono subito, Gianni Melluso e un altro, Farina. E io sono rimasto lì in cucina fino adesso. Nessuno disciplina i miei confronti, solo che sempre ero, quando scendevo in cucina, perquisito e tutto. Adesso con questo rapporto che ho sul mandato sulla cartella biografica, io non mi posso avvicinare più a una casa circondariale a chiedere lavoro. E questo per me è ancora pesante quando è questo mandato di cattura. Devo dire grazie o pentito, tra parentesi. Può andare, lo so. No, poi volevo chiarire un particolare, se lo permettono le vostre signorie. Che cosa vuole dire? Il particolare che lui dice di Ascoli Piceno, dell'isolamento, di tutte queste cose con Ventimiglia Nicola, è dalla partenza, soprattutto dalla partenza. È da tenersi presente che noi quando siamo partiti da Ascoli, perché il primo essere fu trasferito Cutolo e poi io, rimasimo anche dopo la partenza dei cutoliani, quale Maria Storina, Stefan Cosa, Maurizio Rossi, proprio in mezzo alla nuova famiglia perché doveva essere fatto l'attentato. Lui era un cutoliano, non di quello smascherato come gli altri. Va bene. Vuole aggiungere altro? No, sì, voglio dire, visto che sono un cutoliano, come che appartengo, quando mi hanno fatto cutoliano. Poi, per quanto lei, che mi dice per che quanto sono riguarda il lavoro carcerario, per quanto riguarda il lavoro carcerario, sono stato fatto tutti gli sequestri. No, ma noi andare in fondo in mondo, qua sono cose che siamo davanti a una corte che deve giudicare. Rispondici, chi è che l'ha fatto cutoliano, voleva sapere. Questo era legato già con l'andrangheta calabrese. Questo è un vecchio, era un vecchio trangatista che poi passò con noi. Dove ho passato? Che mi hanno portato i carabinieri che in manetta a carcere di Ascoli Piceno e c'eri te, c'erano gli altri. Io sono detenuto, dove mi portano devo andare. Come ho passato? Sono venuto io a cercare te o sei venuto te a cercare me o mi hanno portato lei, i carabinieri? E lei che mi mandò a Zinino sotto per l'istanza, anzi addirittura non voleva... No, il zio Nino... E intervenne anche Cutolo per questo fatto. E intervenne anche Cutolo. Che non esiste sulla faccia della... Che non volevo farla. Che io con Cutolo non ho mai scambiato una parola, te lo sai bene che camminavi ca' a testa e Cutolo passeggi. Non è vero. E io non ho mai scambiato una parola con Raffaele. Ma non lei per lui. Anche le socialità con ma lui. Non per Raffaele, perché 100.000 volte anche le socialità tu sei un scupino, nato e cresciuto. Comunque adesso mi deve dire col zio Nino cosa ha avuto io, cosa ti ha fatto? Zio Nino, signor Presidente. No, oramai si è chiarito la polizia. No, il fattore di questo zio Nino è un calabrese. Vediamo un po', lui, io l'ho conosciuto al carcere di Ascoli Piceno. Signor Presidente. Questo che dice lui, zio Nino. Avvocato, avvocato per favore non intervenga. Questo zio Nino è un calabrese, non è tra parentesi è un altro, della un altro cutoliano. Non è nemmeno della provincia di Reggio Calabria, è un altro cutoliano. È della provincia di Catanzaro. Però io sono arrivato a Ascoli e ci siamo conosciuti lì. L'ho visto e l'ho conosciuto. Però lui mi ha detto queste testuali parole, quest'uomo. Mi ha detto, sentite, dice, voi siete, era appena arrestato io. Dice, vedete voi il processo, vedete voi fatte vostre. State voi piani su, non c'è nessuno, non vi mettete in mezzo. Non per uno e non per un altro, state per i fatti vostri. E questo qua adesso dice che io ero vecchio. Perché ero vecchio? Perché mi hai fatti... I domanda hai visto che ci avevi mandato in cattura? No, se no come ha fatto a sapere di me se ero vecchio o se ero giovane? Se ne è parlato ad Ascoli di queste cose, poi c'è comunque, un altro particolare, non perdiamo tempo. Basta dare uno sguardo, signori, uno sguardo a un quaderno che hanno fotocopiato a Cutolo, quando è arrivato nel carcere dell'Asinara che fu sequestrato in fotocopia, di cui c'è anche l'indirizzo di casa sua e tutto, è un nostro affiliato a tutti gli effetti. L'indirizzo di casa mia? C'è tutto in quel quaderno, c'è tutto. Sì, lo so che ci te sei segnato, ma l'indirizzo di casa mia se te l'hai preso sul mandato di cattura che ci avevi? Ma no, io c'ho due mandati di cattura, posso saperlo subito. Comunque, chiedo scusa, signor Presidente, c'è agli atti un'istanza che mi ha fatto lui? Perché se no c'è una copia, una fotocopia all'avvocato, perché mi interessa che lui su di quello ha detto che facevi i sequestri in Lombardia, perché c'avevo un mandato di cattura per sequestro e un mandato di cattura per l'associazione della Calabria. Pertanto lui ha avuto voluti i mandati di cattura, si è preso pure l'indirizzo e tutto. No, è solo non quello ho avuto può sapere di me, se no vediamo, io ce l'ho altri 10 mandati di cattura, vediamo durante le socialità. Durante le socialità svolta al primo piano, quando ci metteva era nella stazione dei fascista, non era nella stazione dove ero io. Ed eri chiuso al primo piano, era nella stazione dei fascista. Io nella stazione dei fascisti. Sì. O vuoi fare come hai fatto credere il fattore di,
di Biancone, sì. Che te lo voglio dire questo, lo voglio dire anche se l'ascolta mi ascolta gentilmente. Biancone, cioè soprannominato Nerone, che lo chiamano lui, ci ha dato le cortellate a Rovina. Rovina lavorava in cucina con me e lui dice che ha sbagliato persona da Rovina a Bellicini. Non è vero assolutamente, vi posso dare conferma e dire per riguardo della corte, a me non mi interessa lui. Per quanto riguarda il fatto Biancone di Bellicini, avete una lettera scritta proprio dal Biancur agli atti. Io sono entrato a farmela da proprio il Biancur dove si accusa, dove dici che no, io voglio dire la Rovina ha colpito invece abbiamo soltanto la posizione adesso dico quello che c'è proprio il Rovina e c'è proprio il Biancur che io dico quello che è poi tu ti dici quello lei non tuoi. Dici quello Baldino. Che lei dice no, quelle che le colleghe le colpite perché ero io quelle che le hanno messo in bocca di dire può andare tutto quello che devo dire il suo favore lo va bene ma vorrei solo dire se ti interessa se no posso anche fare almeno il fattore che Rovina era nato era in cucina con me. Biancone era in doccia, io entro a farmi la doccia. Mi domanda a me, Biancone, Rovina non viene a farsi la doccia? Dico, non lo so. Mentre che io stavo per uscire, dico, e tu cosa fai qua? Dice, no, ma voglio fare la barba, voglio aspettare a vedere se viene Rovina. Esco io e entro a Rovina. Lui aveva, si è attaccato l'attaccamano così alla barbaria, è andato di là, lasciato l'accappatoia, passa per prendersi l'accappatoia, prenderci dai cortallata Rovina. Pertanto Rovina era amico mio, lavorava con me in cucina. E lui lo conosceva e me l'ha detto prima, come fa a sbagliarsi con Bellicini? Signor Catanzarini, che cosa intende lei per amico mio? Era amico che vivevamo insieme come vivevamo insieme con Melluso, che anche con Melluso siamo stati cioè un anno insieme. Cioè Cutoliano in sostanza. Cosa? Cutoliano. Ma qual è Cutoliano? Io non lo so nemmeno quello. Che Cutoliano? Signori, tutti Cutoliani siamo. Signore, per quanto riguarda la questione di Rovina e il Sedicini, lo stesso Biancur, ne ha una lettera, dice che l'accortolamento era destinato a Maffeo Sedicini, che poi per errore l'ha dato a Rovina. Lo stesso Biancur ne una lettera espresso. Lo stesso Biancur. Ma che lui ce l'ha data a Rovina che lo conosceva no, me l'ha domandato a me e sono pronto a testimoniare. Era che destinato poi a Sedicini che per errore basta, per errore di persona. Ma deve rimanere ognuno sulle vostre posizioni. Dovrebbe anche se esiste Gesù Cristo, anche i morti che stanno sotterrati dei sequestri. Anche quello, qua chiamate a Gesù Cristo, chiamate tutti qua, quando li scannate la gente, Baldico, li uccidete, Baldico, non lo chiamate state, a Dio. Baldico, state zitto, state calmo. Baldico, lui non lo conosce personalmente, però lo riconosce. Se non sbaglio, se non vado errando, si tratta di lo prete, Giuseppe. Lo prete, cosa voleva contestare a Pantico? Tutto, signor Presidente. Cioè, ha detto che lei è Cutoliano, che è stato fatto Cutoliano da Visone. Cioè, che cosa voleva? Ha degli appunti, vediamo. Ho fatto un bigliettino. Parlimi nel microfono, eh. Mi sono fatto un bigliettino perché non ho il cervello... Vabbè. Le dice che mi conosci in fotografia? Ha mai avuto qualche mia fotografia in giro o gli ha fatto vedere qualcuno? Sì. Ce l'ha lei? No. Chi ce l'ha sta fotografia? Sta a Ottaviano. A Ottaviano? Sarebbe quella che ha fatto vedere... Ci ha fatto vedere il giudice istruttore? No, il giudice istruttore non ha fatto di nessuna... Sì, ma non l'hai fatto, non cioè, è l'istruttore. Cioè, voglio dire questo... Sì. E quelle che gli ha fatto vedere il giudice o gliel'ha data lei al giudice? Cioè quelle che mi ha conosciuto che no, è nel fascicolo? No, è il giudice che l'ha fatto vedere a me. Noi l'ho fatto vedere al giudice. Cioè voglio capire questo. E quella foto lì che c'è nel fascicolo? Non lo so. Come non lo sa? Lei mi ha conosciuto? Non so quanta foto lei ci abbia. So che in corso istruttoria il magistrato mi fece vedere la sua fotografia e io dissi a lui. E lei mi ha riconosciuto lui? Sì, signore. Va bene. Sa che mi ha legalizzato a me? So che era legata a Visone e Gennaro di Torino. Dove? Dove a sono Torino. Stato legalizzato? Dove sono stato legalizzato io? Evidentemente a Torino. Là non lo sa quando? No, la data no, perché guardate, l'NC a un certo punto era diventata talmente vasta e scellerata che si perdevano le date della bassa manovalanza. Quando l'ha saputo lei per la prima volta la mia legalizzazione?
Ma lo seppi ad Ascoli, se ne parlò ad Ascoli, se ne parlò a Novara, se ne è parlato sempre, ma se ne è sempre in maniera molto marginale. E lei più di una volta, lei personalmente... Lei non vada sui particolari, casa... risponde alle mie domande per cortesia. Sì, no, va bene. Se lei ha dei particolari, l'ha detto prima o le dice all'inizio? Mi scuso. Presidente, mi scusi se parlo così perché... Vada avanti. Lei non sa allora in quale carcere si trovava quando l'ha saputo che io sono stato legalizzato? Le ho detto poc'anzi, lo seppi da Ascoli. Ad Ascoli l'abbiamo saputo, se ne parlò a Novara, se ne parlò a Pianosa, eccetera. Ma insomma l'ha saputo ad Ascoli, a Pianosa, a Novara? In tutte le parti se ne parlò. L'anno non lo sa, non sa dirlo l'anno? No, non l'ho ricevuta. Che gli ha detto della mia legalizzazione? Le ripeto, Cutolo. Cutolo gliel'ha detto? Cutolo attraverso certe lettere di... anzi ce lo mandò a dire, meglio dire, ce ne parlò nelle lettere questo visone Gennaro. Perché no, ora mi faccio rispondere alla domanda per cortesia, abbia pazienza. Perché ricordo che un giorno si devo mandare della gente da questa vecchietta, da questa rostilde, questa paralitica sulla sedia a rotelle, chiamiamola così. E si lamentava che da un po' di tempo molti amici non ci andavano. E infatti lui in una lettera disse: abbiamo anche interessato il comparillo, lo prete, di andarci. E infatti questa vecchia, se non sbaglio, in qualche lettera l'abbia pure detto, sono venuto, disse addirittura il nome, un certo Giuseppe con la sua ragazza è venuto a trovarci, ci ha portato della roba, eccetera. Che anno era questo? Quando è successo che gli ha detto Cutolo? Beh, quando stiamo parlando di questi fatti si sta parlando alla fine dell'81, inizio 82. Quindi io in quel periodo andrei a trovare una vecchietta? Almeno Visone così ci disse. E la vecchietta parlava di Giuseppe. Visone ci disse che si era interessato di mandare altri amici perché parecchi la stavano un po' trascurando. Lei ha dichiarato che io facevo rapine, estorsione. Ma da parte rapine ha fatto anche qualche omicidio, lei lo sa benissimo, nell'ospedale militare, non mi faccia andare oltre. Nell'ospedale militare? Nell'ospedale militare, lo sa che ha saltato il muro di notte al marito di quella dell'hotel là, che si è fatto passare per pazzi, che è passato ucciso nell'ospedale. E chi è questo? Ma questo lo sa benissimo lei, questo è un istruttore stato a parte. Allora io sarei stato in ospedale militare? Come? Sarei stato in un ospedale militare? Lei è ricoverato? No, lei ha partecipato a un omicidio in un ospedale militare, saltando la cinta, eccetera. E che anno è successo? Va bene, questo sta un istruttore in corso, parliamo del 416 bis. Per tanto sapere chi è. Parliamo del 416 bis. Delle rapine, comunque, cosa ne sa delle rapine che avrei commesso? Io ne sa una, indicare una, ma no, un'estorsione, no, magari? Si parla di agenti ai night club, si parla di rapine fatte a uffici postali, a gioiellerie, cose che noi ad Ascoli si era informati di questi particolari. Ma una non la sa indicare? No, se ne sono tante, si potrebbe indicare per dire, non voglio servirvelo ora come l'estorsione che si stava facendo a quel night, il gatto nero qual era di Torino o dei paraggi di Torino, un'estorsione che non fu portata a termine poi, che andò a finire con un conflitto a fuoco tra voi e carabinieri. E malavita. Malavita? Sì. La concorrenza? Sì, e prima si spararono tra di loro, poi subentrarono i carabinieri. E ci spariamo con i carabinieri? No, prima tra malavitosi, per il predominio di questo locale. Dopo subentrarono i carabinieri e nacque questo conflitto a fuoco anche con i carabinieri. E in che periodo è successo questo? Ma non lo potrei precisare, so che ci sono stati questi fatti. Insomma, lei sa tante cose e non sa precisare una data. Ma no, ma sono date che a noi ci interessavano così, anzi, erano fatti che noi seguivamo in maniera molto elastica ad Ascoli. Avevamo tanta pensiero del caso civile, tanta cosa. Sembra strano un consigliere come lei non essere attenuto ai fatti. Sì, ma vedete, c'è un fattore che io non lo auguro a nessuno. Dissi durante un'udienza che due cose difficili nella vita sono giudicare e consigliare. Ad Ascoli, signor Loprete, ebbimo un trauma, l'organizzazione subì un trauma profondissimo dal catastrofico risultato del caso Civillo,
dalla morte Semerari. Senta, dal caso... mi interessa in Eccirillo e ne niente, mi interessa esclusivamente che di nelle me. Elezioni accadevano migliaia al giorno, queste storture che accadevano dei suoi omicidi, della sua camorra, non mi interessa proprio niente, va bene, lei risponde alle domande che gli faccio io, capito? Due volte, non è possibile. Signor Presidente, questo, io gli sto parlando di me, di quello che mi ha accusato, lui mi risponde di Cirillo, quando c'è a vedere con Cirillo io. O mi vuoi accollare anche l'omicidio di Cirillo per caso? No, omicidio, no, non so no. Chi è Cirillo non è stato ucciso, non faccio il fido tutto, sa chi è Cirillo poi? Lo sa che vive e vegeto. Ah. Altro? Sì, c'è un elenco. Avvocato, scusi, lasciamo loro, vediamo che cosa dice. Sai quante volte potrei essere stato andato dalla vecchietta lì, questa vecchietta che tu dici? No, non lo so. So che ci è andato, ma non so né quante volte e che cosa ci ha portato. So che la vecchia chiedeva genere di conforto, addirittura una volta ci chiese che volevo una corona o un anello di corallo. Ci chiese dei letti per ospitare la tanti che se... Praticamente questo qua lei l'ha saputo durante che lei era ad Ascoli Piceno, questo fattore della vecchia che andava. No, praticamente l'ho saputo quando lei era cutoliano. L'ho saputo, le ripeto ancora una volta, sia ad Ascoli Piceno, che ne parlò il Bisone Gennaro attraverso la corrispondenza. La prima volta che lei l'ha saputo. Sia a Novara e sia a Pianosa. La prima volta che, a me mi interessa, la prima volta che lei l'ha saputo, quando è stato? Le ho detto poc'anzi, nella fine dell'81-82. Conosci Guarnieri? Vabbè, questo non è. Beh, a lei non l'interessa se conosco Guarnieri. Mi interessa, signor Presidente. No, a, me no, lei deve, a lei non l'interessa. Lei signor Presidente, questo signore qua ha preso il mio nome e cognome del fascicolo processuale di Guarnieri. Non è vero, non è se vero. Se ne vede questa barzelletta che mi ha legato un certo Bisone, che io non l'ho mai conosciuto, ma l'ho conosciuto qui a carcere di Poggio allora, Reale. Dica questo, e naturalmente gli devo fare questa domanda. Allora, scusate se questo. Faccio così. Ma perché... la domanda non è che voi dovete. Presidente, sono due anni che lo stiamo sopportando. Presidente. Allora, gli contesti. Io vi ho sopportato per 20 anni. Io volevo arrivare a questa domanda. Per 20 anni che ho sopportato. In confronto è una cosa diversa. Comunque, lei gli contesti che... Mi deve scusare perché... ...se le vendi dalla gente. Vorrei, signor Presidente, se mi è concesso... Gliel'ha contestato, parli. O no, in particolare, ho visto che... Non ci sono particolari, risponde alla domanda. A Guarnieri lo conosci? Il signor Teste di prima col secondo, tra di loro ho notato, perché... Scemo non sono, almeno fino a questo punto, di distinguere un uovo sano da uno marcio. Ho notato che in loro c'è la prova del concerto, la prova dell'alleanza. Tu dici questo, io dico quello. Quella voleva difendere i calabresi, questo sta cercando di difendere la zona di Torino. Insomma, parlate dei fatti vostri specifici. Ormai si salvi di culo, l'elezione è finita, mettetevelo in testa, non appendetevi agli specchi, non perdete tempo neanche a pagare gli avvocati. A me non mi interessa di questo fattore qua, l'elezione è finita, gli avvocati non li può mantenere più. Baldico, lei sta contestando che lei avrebbe preso il suo nome. È un falso, che poi c'è un fatto, se io avrei preso, lo voglio ammettere per una comodità di discussione così. In quell'elenco c'erano 50-60 coimputati, l'avrei presi tutti. Provi sullo prete. Signor prete, lo conosce Guarnieri, no? Che? Ho detto non il sono dettagli di sua competenza. Il fascicolo processuale di Guarnieri l'ha letto. Ho detto non sono dettagli di sua competenza. Non l'ha letto il fascicolo processuale, allora? Ho detto che nel fascicolo di Guarnieri c'erano decine e decine di nomi. Quindi se lei dice... per comodità. E di tutti questi nomi solo a me mi ha accusato. Esatto, l'avrei dovuto prendere tutti se veramente... Veda, quindi finiamolo con questi barzellette, passiamo avanti. E te devo dire? Te devo dire niente, che te devo che dire? Che deve dire? Io vorrei uno qua, almeno uno. Va bene. Se io mi farò a pezzo, prima che viene qua che dice, signori, sono stato cutoliano. Crollerà l'aula. Neanche Cutolo questo lo dirà se viene qua. Dice, quando mai io, cutoliano, ma chi? Che è un paese, ortofrutticolo, che cos'è? Ma lei era cutoliano? Voi siete addestrati alla menzogna, ma lei era cutoliano? Alla reticenza e all'omertà. Ma lei era cutoliano? Era. Allontaniamoli quello. Lei era cutoliano? Mi vergogno di essere stato. Lo prete, può andare. No, un momento. Non ce l'ho più a portata di mano, comunque dici che l'ha... L'ho riconosciuta in fase istruttoria. Quindi a passare il giudice su tutto. Sì. E non ce l'ho qui a portata di mano. Comunque non fa parte del controllo, del confronto questo. Ma l'hanno fatta È d'accordo.
Ma io mettetemi davanti. In questo momento non ce l'ho, era fatto. Ma l'ho riconosciuto così, fisicamente, caro avvocato. Può andare. Signor Presidente. Sì, sì, ma l'ho conosciuto fisicamente, ora che non c'entro questa fotografia. Faccia la richiesta, poi dopo vediamo. Può andare, Lopretti. No, volevo dirgli un'altra cosa, no? Perché io, cioè, su quello che ha detto il signor Pandico qua, c'è una contestazione molto enorme di quello che ha detto tutto il falso. Io glielo potrei dire in Camera di Consiglio, gli potrei portare la documentazione perfetta di quello che ha detto lui. No, è tutto l'opposto. No, in Camera di Consiglio dovete dire questo, la dovete dire qua. Questo se ne viene poi particolare, poi, signor Pubblico Ministero. Eh beh, chi le può mostrare su? Guida con voi. Ma si manda! Ma ci ha accusato un omicidio in un ospedale. In ospedale psichiatrico, dove l'ha detto? Ma accusato questa estorsione? Signor Lopretti, non lo so questo qua. Lei non faceva il male con i cieli, questo qua, sa cosa se ne viene a dire? Ma io no, era prima, era dopo, era di quello di là. Il confronto così finisse, era chiaro questo. Signor Presidente, ho capito. Mi fa chiamare in Camera di Consiglio che gli porta la documentazione, Presidente. Consigli e sigaretti, colloqui con i familiari, queste cose qua, ma le cose del dibattimento bisogna fare al dibattimento. Assolutamente no. Questa deve dire al dibattimento. Avvocato, come devo comportare qua? No, adesso se le deve soltanto andare, il confronto è finito. Per la fotografia ho mandato a prendere il fascicolo. Ma oltre la fotografia, signor Presidente, c'è un altro particolare enorme, che ne dipende la mia scarcerazione, perché questo signore ha decretato il falso. E l'abbiamo messo. Perché ha detto tutte bugie. Ma io ce n'ho un'altra che lui non lo sa, questo show è sciagurato qua, che questo è un povero sciagurato. Sì. Che cosa? È un povero sciagurato, io ho una cosa perfetta, una documentazione perfetta che lui ha dichiarato il falso. Se io glielo dico, questo qua, se ne viene con i particolari, signor Presidente. Ho capito. E allora la faccia esibire la sua difesa. Ma insomma, cacciatele questo. È stata già messa, però non è stata tenuta conto, perché mi viene contestata una lettera con Guarnieri. Io con Guarnieri mi scrivevo a settembre dell'82. In quanto era mio coimputato, mi avevano chiuso l'istruttore e eravamo in contatto. L'unico mio appoggio che ho con Guarnieri. Lui si è preso il mio nome e cognome. Però a prescindere di questo. Ma le ripeto ancora una volta. A prescindere di questo, sul fascicolo che lei fa riferimento, c'erano decine e decine di nomi. C'ero solo io coimputato, ignorante, solo io sono coimputato, capito? Non ci ricordo come la mostrita, solo io sono coimputato di Guarnieri, non ce ne ho più coimputato. Le cacce qua le carte, inutile che facciamo le camere di consiglio, i consigli di volpi, le cacce qua le carte. Camere di consiglio, questo è un pubblico dibattimento. Voglio vedere che il Presidente sta morendo per caso. Le cacce qui le carte. In camera di consiglio non è possibile niente. Ecco qui, che cosa l'hanno fatto vedere? Questa qui è Franco. Le hanno fatto vedere questa fotografia qui? No, la fotografia che me l'ha fatto vedere a me non era così, non era fotocopia, era originale. Originale. Va bene. Almeno era una fotografia originale, non una fotocopia così. Vabbè. Questa è sbianchita pure. Comunque il No, è una fotocopia quella, non è una fotografia. Avvocato originale. Ha detto che questa è la fotocopia. Avvocato, è una fotocopia, non è la fotocopia. Questa è la originale. Fotocopia. Questo ha detto. Noi ce l'abbiamo attualmente, poi la facciamo venire eventualmente. Ma non posso tenere due persone così. Poi, avvocato, lei vuole che la faremo venire. D'accordo, mettiamo a verbale che venga l'originale. Vabbè, può andare, lo prendo. Avvocato, per l'altra circostanza. Ma se lei deve contestare qualche cosa a Pandico, non è che... Ma non gli devo contestare niente, io gli provo la mia innocenza, la mia... Ma prete, vorrà dire che successivamente... Però, signor Presidente, per cortesia scacciatemi subito, perché non ce la facciamo più qua. Lo risentiamo poi per questo. Verrà risentito successivamente, va bene. Signor Presidente. Ho fatto mettere a verbale che vuole l'originale e non la copia falsata. Della biografica dell'imputato, signor Presidente. Anche quella chiediamo che venga esibita e portata dinanzi al tribunale. Oh. Sentite, stiamo andando avanti con ordine. Sentite, andiamo avanti con ordine anche nell'interno.
Sentite un attimo, anche... Ehi, sentala, smetta lei! Ehi, il primo a destra! Intanto andiamo avanti... Senta un po', quando sarà il suo turno verrà qui. Ma il chiasso non lo consento, capito? Già la volta scorsa ho tollerato qualche cosa. Allora... Era prevedibile questo, quindi o vi state in silenzio oppure vi mando via. Non posso fare diversamente. Non posso fare diversamente. È nell'interesse vostro che si sta facendo questo. No, stia zitto. Basta, lo facciamo una per volta. Signor Presidente, mi consenta, Presidente. La fotografia è stata richiesta, l'originale. Oh, un minuto, no, che stanno facendo troppo chiasso. Non è possibile andare avanti così. Signor Presidente, vi prego per questo. Aspetti! Ma che cosa? Che va dicendo? Ma come si permette? La vogliamo finire, sì o no? Maresciallo, per favore, mi prenda i nomi di chi dà fastidio. Che cosa vuole? No, non si va a prendere i nomi, fa... Ehi! Sento un po'. Pantico, ogni... Ma purtroppo, quando uno dice che non si sente bene, non lo posso tenere qua. Terremo conto anche di questo che dice lei. Comunque, tranquillizzatevi. Ma senta, se Pantico non sa neanche con chi fa il confronto, perché non glielo... No, non glielo ho dato l'elenco. Adesso state in silenzio. Ma ha detto avvocato. Avvocato. Maresciallo, mi individui quei signori avvocato. Là per fuori. Allora, se lei. Avvocato, senta un momento. Se lei mette. Prego. Maresciallo, mi individui i signori che danno fastidio. Maresciallo, guardate. Mi individui gli imputati che danno fastidio. Non posso andare signor avanti. Signor Presidente. Un momento, no. Io l'ho invitato a stare calmi. Signor Presidente, se i detenuti tacciono un momento, per favore. No, devono tacere, se no li mando fuori. Prego i detenuti di tacere un momento. Signor Presidente. Un momento, avvocato. Un momento, ci vuole prima ordine e poi andiamo avanti. Prego i allora, detenuti maresciallo... di stare un momento in silenzio, per no, favore. Che un momento, sempre in silenzio. Allora, il maresciallo Condaggio, per favore, mi individui tutti quelli che danno fastidio. Oramai basta. Sappiamo quali sono le doglianze vostre, ne terremo conto. Noi e gli avvocati. Allora, prego, avvocato, dici. Signor Presidente, Pantico nel giro di un'ora e qualcosa, un'ora e un quarto, si è allontanato due volte. Dice che non si la difesa, bene. Io interpreto... Per favore, individuate quel lì. Io chiedo lì. Al signor Presidente... Il primo a destra, un attimo solo. E adesso mandatelo via. Sì, il primo a destra, giù, è seduto. Ha appuntato questo qui, primo. Avvocato, si è allontanato due volte, l'ho capito, e lei dice, lei ha dei sospetti. Io purtroppo non signor riesco Presidente, a tenerli qui perché... Chiedo scusa, Pantico, potrebbe dirmi, non voglio più rispondere. Sì, signor e io Presidente. Devo avere pure una certa tolleranza. Signor Presidente, la difesa chiede questo. Nell'interesse no. Signor Presidente, la difesa... Dobbiamo legare, avvocato, che dobbiamo fare? Dobbiamo legare sulla sedia. La difesa chiede... Noi non conosciamo... Per favore, prego i detenuti di farmi parlare. Noi difesa non conosciamo i motivi per i quali si allontana Pantico. Io prego il signor Presidente di dare atto a verbale che Pantico si è allontanato nel giro di un'ora e mezza circa per ben due volte. Dobbiamo darlo a verbale. Scriviamo a verbale. E vogliamo anche sapere il motivo per il quale Pantico ha chiesto di allontanarsi. Ha detto che non si sentiva bene, avvocato. Benissimo, diamo atto di questo perché noi abbiamo il diritto di consacrare a verbale tutto quello che accade in dibattimento. Avvocato, non c'è problema per questo. Tanto per raccogliere le proteste dei detenuti. D'accordo. La difesa chiede che sia detto e scritto a verbale il motivo per il quale nel giro di un'ora e un quarto Pantico si è allontanato due volte dall'aula. Diamo atto, sì. Che
che gli è stato consentito di allontanarsi perché per due volte ha detto che non... Dopo ogni due comprova. Allora, diamo atto che si è allontanato per due occasioni, no? In quanto... Signor Presidente, è possibile... Avvocato, un attimo. È stato autorizzato ad allontanarsi nel corso dei confronti. Già per due volte, in quanto... Accusava malore. Avvocato Visone, che cosa vuole dire? Signor Presidente, ci hanno messo a verbale. Voi non potete giustamente rifiutare al Pandico di allontanarsi. Però, ripeto, noi vogliamo scrivere a verbale. Metteremo a verbale se si è allontanato. Due volte si è allontanato nel giro di un'ora e un quarto. Le ho dato atto, avvocato. Nel corso dei confronti, dopo aver fatto il confronto prima con due e poi con altri due. Noi chiediamo al Tribunale, noi abbiamo il massimo rispetto, ma abbiamo il diritto di difendere gli imputati che ci hanno incaricato di difendere. Vogliamo che sia scritto a verbale quello che io vi ho chiesto. Che ogni due confronti egli si allontana e si è allontanato due volte nel giro di un'ora e un quarto. Altro avvocato Visone. Vabbè, che nel giro di un'ora e mezza. Avvocato Visone, che cosa voleva dire? Però deve premere un po' il passaggio. Signor Presidente, io ritengo che a questo punto, quale difensore di più imputati, ritengo che il Tribunale debba disporre il sequestro della documentazione di cui Pandico è in possesso, perché solo così possiamo evitare i sospetti, a mio avviso legittimi, di tutti i difensori e potremmo evitare anche questi atteggiamenti di disordine che turbano decisamente l'andamento del giudizio. Quindi il Tribunale, è vero, ha emesso già un'ordinanza di questo tipo, ma lei me lo insegna che è sempre revocabile, oltretutto perché risponde a motivi di opportunità e di praticità e di lealtà processuale. Quindi io insisto nuovamente nella richiesta di sequestro totale di tutta la documentazione di cui il coimputato Pandico Giovanni è in possesso. Sospetti non sono affatto legittimi, sono più che illegittimi. No, che c'è, si va là dentro a dire i nomi dei due. Sì, vabbè, questo significa, avvocato. I nomi sono allora, io, avvocato. Io vi chiedo, prendete un nome dell'elenco, non seguiamo l'ordine cronologico. Mi sta bene. Vogliamo fare così? Mi sta bene, prendete voi un nome, mi sta sospetto, bene. Perché è un sospetto assurdo. Questo tipo di sospetto. No, per favore, basta, mi degli avvocati. Può essere da parte del detenuto, perché è un uomo in catena, un uomo che deve comunque difendere, ma da parte dei difensori non lo accetto assolutamente, perché signor... pensare solamente che i carabinieri e i giudici si siano prestati a questo tipo di giochetto, portare Pandico là dentro, per procuratore... gli altri... facciamo a tipo rischia tutto, se vi fa piacere. Io non vorrei che lei andasse al di là di quelle che sono. Tiriamo fuori un nome senza seguire l'ordine cronologico. Signor procuratore, ormai appare a tutti. Tiriamo fuori un nome qualsiasi, facciamo il confronto. Ma non è questo. Avvocato, il problema. La documentazione Pandico non è quella. Ma che noi non, signor non Presidente, signori del Tribunale, è rilevante ai fini del processo. Ma noi non possiamo più assistere a questo stillicidio di documentazione. Una per tutte, la metta a disposizione del Tribunale e finisca qui. Noi non stiamo dicendo, signor Procuratore, per l'amore di Dio, noi non stiamo dicendo che ci sia suggerimenti di sorta. Noi diciamo che costui, ormai invasato dal suo ruolo che sta esercitando in una maniera legittima o illegittima, questo lo vedrà poi il Tribunale, noi riteniamo che sia necessario che egli metta a disposizione definitivamente tutta la documentazione di cui lui è in possesso. Perché io, per l'amore di Dio, non mi permetterei mai di pensare che ci siano suggerimenti su persone su cui lui debba confrontarsi, ma certamente non mi potrete negare il sospetto che lui adesso si stia ripassando la lezione. Noi non sappiamo. Ma noi non lo sappiamo, ma perché ci dobbiamo, signor procuratore? L'elenco l'ha fatto avvocato, ma perché ci dobbiamo far rotere da questo dubbio? Allora, quando noi abbiamo la possibilità che non ci mettete... Mi deludo su tutto superfluo l'acquisizione della documentazione cui fa riferimento. L'avvocato respinge l'istanza e dispone procedersi oltre. Allora.
ha lasciato sul sedile. L'ha lasciato sul sedile. Per favore, individuatevi quel signore. Stava qua la cartella, mica l'ho portata appresso a consultarla. Caro visore. No, no, deve essere... Ah, Sì, no, non lo saprei. No, avvocato, scusi un attimo. Sì, va bene. Signor Presidente. Ha fatto l'istanza istruttoria, avvocato. Signor Presidente, desideravo soltanto sapere una cosa, e che lei passasse a verbale una circostanza che per me è estremamente importante e che non potrà assolutamente ripetere nessuna cassetta di registrazione, che in sostanza il Pantico, non appena ha visto la fotografia, ha immediatamente detto non è lo prete Giuseppe. No. Prego, per cortesia, è caduto. Non ho detto quello che ha detto, risulta verbale. Ha detto, non ho visto questa fotografia, dice non era in fotocopia. Comunque, questo ha detto, avvocato, l'abbiamo messo, è registrato, ha detto, è registrato, che non, è lo prete. Non c'è problema, è registrato, non è lo prete. Dopo verrà dopo con quella modifica di, avvocato, è registrato, è una fotocopia, posso, non c'è anche problema, quando sentiremo la registrazione vedremo che cosa ha detto, abbia pazienza, non vedo perché si debba insistere, che è registrato e che comunque è registrato anche il fatto che l'hanno mandata i carabinieri, questo mi, signor interessa. Presidente, signore, se mi è permesso, faccio presente ancora una volta che io a tutt'oggi ho fatto 12.800 chilometri e ogni qua volta che devo venire a questo processo mi alzo alle 3:30 di mattina, quindi dopo 6-7 ore, 8 ore che sto sveglio. Ecco perché la cartella l'avevo rimasto qua, non vado a consultare nulla, signore, non c'è nulla da consultare, fammelo questi messi scemi, l'ho rimasta qua sopra apposta. Pandico, questo signore qui lo conosce? Conosci? No, non lo conosco. Ah? Non ho mai conosciuto. Allora, lo guardi bene e mi dica chi è. Sono Francese Lasciuano. No, senta, inutile. No, ci conosciamo, signor Presidente. Allora, ho cambiato l'ordine, è Francese Pasquale. Allora, che cosa voleva dire Francese? Che cosa gli voleva contestare? Io volevo contestare a Pandico, che ha detto in dibattimento che la prima volta che mi ha conosciuto è stato ad Ascoli Piceno, a Novara, volevo dire. Sì. Invece io a Pandico lo conosco dal 72-73, dal carcere di Poggioreale al padiglione Milano. Lui stava alla cella 14, a Pianterreno, al lato di Cutolo, e io stavo a cella a sola al numero 63. Perciò ci conosciamo di vecchia data. Prima cosa. Vado avanti. Posso andare avanti? Allora, ha sentito, non è stato ad Ascoli, ma nel 72. Lui era detenuto per un omicidio e un tentato omicidio. Appena arrestato ci siamo conosciuti e presentati, che io ero amico e paesano di amici suoi. Perciò ci conosciamo bene. Quando l'ho visto l'ultima volta, disgrazia mia, è stata a Novara. A Novara mi era giunto un mese prima un telegramma di condoglianza per una morte di un mio fratello, firmato Pandico Giancarlo, che io sapevo che si chiamava Giovanni. Poi sono venuto a Napoli per i funerali e per il processo d'appello, che sono detenuto. Di là sono tornato ad Ascoli Piceno, che lui non c'era più. Da Ascoli Piceno, dopo 8 giorni, sono rientrato a Novara. A Novara ho conosciuto Pandico. Riconosciuto, scusami che io non sono didattico come te. Ho fatto la scuola elementare, mi scusi, signor Presidente. E dicevo, in quell'occasione Pandico mi invitò a cena e abbiamo anche cenato assieme. Erro? E mi fece vedere un'unghia di Cutolo, dei capelli di Cutolo, un cliché di Cutolo. Parlami. E dei capelli di Cutolo. Parlami. Mi fece vedere. Io a questo punto abbiamo cenato e ce ne siamo andati. Sono andato in cella, conoscendo Pandico chi era da tanti anni, una persona poco affidabile, sia come costume, come morale e come infamia, che era conosciuto nell'ambiente, perché io sono un vecchio malavitoso, disgraziatamente. È un vecchio imbecille. Va bene, poi non si può permettere di fare così. Poi vediamo.
Allora, conoscendo la morale di Pandico, chi era lui e la sua famiglia, ho avvisato a tutti i napoletani che stavamo al pian terreno che Pandico era un infame. Pandico, da quel momento, si è barricato in cella e non è uscito più all'aria. Si è barricato con le mazze di scopa, con gli tagliaunghie e con i fornelli, che risulta agli atti a Novara, signor Presidente. Ciò che dico lei può controllare. Pandico, in quel periodo, che io ho detto a tutti i napoletani che stavano lì, come mai che lui frequentava dei bravi ragazzi ad Ascoli Piceno, come tanti bravi ragazzi, hanno detto che faceva lo scopino, che faceva da cutolo, lavava, scriveva e diceva e faceva. Questo qui erano i miei riferimenti. Da allora Pandico è stato escluso categoricamente da tutti i discorsi, da tutte le riunioni, da tutte le volte che facevamo la socialità, sia a passeggio e sia nei cameruni, che risulta sempre a Novara, che la signoria vostra può controllare. Quindi lui non può sapere ciò che ha detto di barra e non di barra, prima cosa. In più, sempre in dibattimento, ha dichiarato che ad Ascoli Piceno fu sequestrata una lettera di D'Amico Pasquale, un altro dissociato, pentito, come vengono definiti attualmente, e che questa lettera io ne ero a conoscenza. È vero, ne ero a conoscenza, ma non da parte sua. Ne ero a conoscenza perché mi era stato mandato un'ambasciata a Napoli che questo Pasquale D'Amico aveva fatto questa lettera. E sono due. In più che altro più mi ha contestato Pantico, mi ha detto che mi ha conosciuto a Novara. A Novara lei gli ha mandato anche una lettera mentre non era possibile. La lettera io non l'ho mandata, signor Presidente. Vabbè, allora... La lettera a me l'ha scritto Cutolo. Dopo la morte del mio povero fratello mi ha scritto una lettera. Scritta a macchina, a metà macchina e a metà a penna, che sta sequestrata agli atti. Me l'hanno sequestrato quando hanno fatto il blitz a Torino, che la signoria vostra può controllare. Posso rispondere? Allora, sono tre, se mi è permesso. Vediamo se... Prima di passare alle contestazioni del signor Frazzese, si è visto ben chiaro che è camorrista. Per quanto riguarda... questo lo decidiamo discutendo, non lo può decidere Pandico. Sempre intorno, no, un attimo. Un attimo, no, signor pubblico ministero, lo decide il tribunale, lei. Non Pandico. Ricordo, signor Frazzese, l'ho ascoltata, ora mi segue per cortesia, qua c'è un tribunale, poi decida. Per quanto riguarda l'abbaricamento, è vero. E l'ho detto anche durante il corso del mio interrogatorio Fiume, ma detto abbaricamento fu dovuto unicamente e assolutamente per cercare di rammollire la direzione per ottenere la macchina da scrivere. Che poi, non è vero. Signore, si può constatare, intervenne il procuratore della Repubblica e si può vedere che poi io entrai in sciopero della fame e la direzione disse: vuoi fare lo sciopero della fame? Devo metterti... Vedi che non... Me ne ritornare un attimo. Volo è piuttosto, signor Frazzese, darmi una spiegazione che, nonostante questi anni, tutto questo periodo, non sono mai riuscito a uscirne da questo interrogativo. Perché? E deve fare psichiatra. No, perché la sera del 22 giugno del 1983, verso le 8:30 di 9 venne la carica dei carabinieri in Ascoli Piceni, io fui portato all'ospedale e quindi avevo uno scemo dei villaggi, non si porta, non viene caricato di più. Perché lei non è stato toccato quella sera? Perché lei poi è andato da Ventre, se si ricorda, che io disse: ma stiamo perdendo la capa a far pagare i televisori dell'amministrazione? Lei è stato sempre un ruffianuccio per la casa. Anzitutto. Sempre un ruffianuccio. Anzitutto. È un bugiardo perché non è Ascoli Piceno, ma bensì è Novara. A Novara. Poi le botte l'abbiamo presa tutti. Per quanto riguarda, lei non è stato sfilato con Vito. Ha fatto finta di venirsi con l'altro, come vecchio filo. Sulla morte del fratello, pace all'anima sua... Pascato sta sputando in coppa all'osso dei frati. Parla. Per quanto riguarda la morte del fratello, lui lo sa benissimo. Una quindicina di giorni prima di questa morte del fratello, lei scriveva ad Ascoli:
chiamava l'attenzione. Dammi del tuo, non ti preoccupare, vai. No, chiamava l'attenzione di queste preoccupazioni, di queste cose. Sì. Cutolo la prendeva un po' alla leggera. È vero questo? Sì. Un attimo. Quando poi avvenne la morte, pace all'anima sua, di suo fratello... Grazie. No, perché io ce l'ho tuttora conservata la fotografia e tutto, perché grazie. I morti non si toccano. Ma vai avanti. Avvenne questa morte, io le mandai, se non vado errando, un telegramma, una cartolina, dicono, ma poi pare più un telegramma. Un telegramma? Che lei mi rispose con una cartolina e mi avvallò con quella cartolina l'isolamento del D'Amico e di cui era firmata, mi pare, anche da Raffaele Catapano. Dopo ciò, ricordo benissimo, nel carcere di Novara abbiamo fatto delle socialità. Una socialità? Va bene, là si vede i registri. Risulta, ci sono i registri. Fatte una sulla socialità. E l'abbiamo fatta nella sua stanza. Nella quando lei stanza. Mi fa quella lettera dello sfogo, se si ricorda, Cucumbara, disse ora scrivo all'uomo Giancarlo, cioè all'uomo Giancarlo, non a quello che Cutolo possa riferire e possa prendere un provvedimento. Quando si biasimava un po' il comportamento di Cutolo, io ritenne opportuno da uomo di mettere quella lettera da parte, di non farla vedere a Cutolo, di non farla passare oltre, perché capendo Cutolo come la pensava poteva agire tutti viceversa. E riconobbi quella lettera uno sfogo di un uomo che ha perso un fratello, che sapeva di perderlo, già aveva visto questi avvisagli, e di non passarla avanti, perché voi lo sapevate benissimo che se quella lettera andava avanti oggi non stavate seduto in questa sedia. Stavo seduto in poltrona. Signor Presidente, tagliati questa lettera. Signor Presidente, io la lettera non l'ho fatta a Cutolo. Tagliati, di calligrafia sua. Va bene, poi lei può controllare. Se vediamo chi ha i fini, chi dice le bugie o le verità. Cutolo, quello che mi risulta, che io lo conosco da tanti anni, che è di Ottaviano, io sono di Ottaviano, non si poteva fidare di un bandico di tutto quello che sta dicendo meno. Sono fatti che non mi interessano. Noi parliamo del 416 bis, come esatto. Dice lui. Quindi lei era confesso, basta. No, perché? Ma che facciamo questo? Ma tu mi devi far parlare con il Presidente. L'ha detto il Presidente. Il discorso, reo confesso o non reo confesso. Io conosco Cutolo da tanti anni, l'ho messo agli atti, a verbali e l'ho confermato anche davanti alla Corte. È inutile, stiamo a fare. Signor Presidente, dobbiamo fare il confronto o dobbiamo andare... Appunto, che cosa gli deve dire? Ora, il fattore della lettera non è vero che io ho fatto acuto lo meno. La volete contestare, per cortesia? L'ho data agli atti questa lettera. Io ho una sola lettera, una sola lettera, sequestrata, scritta a macchina a metà... E la scrissia e metà là. A mano da Cutolo. Per le condoglianze, me l'hanno sequestrata il 17 giugno al braccetto... di Torino, all'isolamento, e sta agli atti questo fatto qua. Ora, io quello lì volevo precisare due parole, vado via. La figura di Pandico, io la conosco da 15 anni come la conoscono tante persone. Ci stiamo facendo prendere in giro a tutti. Mi scusi, signor Presidente, le parole che ha usato la con la sua Maria. Megalomania, Pandico, sia sì. Con la sua megalomania, con le sue cose. Sì. Mi ricordo, non mi ricordo, la cartolina ogni tanto, la letterina. Ognuno di noi, signor Presidente, stamattina volevo portare una pillola, non me l'hanno fatto portare. Perché ho mal di denti, non me l'hanno fatto portare, ma hanno fatto portare solo una figurina della Madonna, vedete? Pandico gli fanno portare le cartelle, le cartelline e cose. Vabbè, però via. Le lettere che dice lui, se ci sono, che le mostra. Signor... Io disconosco di ciò che ha detto Pandico, sia del fatto che lui sapeva di Barra, il fattore della lettera di D'Amico è vero, va bene. Di Ascoli Piceno. Ora le altre cose, Pandico si sapeva chi era uno scoppino di tutti, signor i carceri. Signor Presidente. Va bene, basta. No, voglio rispondere, se mi è abbiate bontà, perché a un certo punto uno può... Non si fa altro che ribadire, sino alla monotonia in quest'aula, sempre nella schiera di queste belve umane tristemente note come cutoliani, Pandico era infame, Pandico era così, Pandico era colà. E se stata al manicomio, sono le perizie psichiatriche, non lo dico di io. Se stata al manicomio, ammazzare tua madre. Non ho preso mai una coltellata. Signor Presidente, ma ti sono chiedo scusa. Signor Presidente, in galera. Il 1968... Per capricci sono ucciso. Il 1967. Qualificato. Tutte le patrie care lo sapevano. Stava incendiando la madre al papà.
Stagliati, signor Presidente. Ma che truffa da parte, fa male cortesia. Stava incendiando al mamma e al papà suo, risulta gli altri, non lo dico io. Lui è stato ai manicomi. Ma chi è che non è stato ai manicomi? Lui si è vestito di quel vestito. Ma anche Cristo lo chiamarlo pazzo. Io ho passato un processo molto duro, ho letto Foucault. Pure Cristoforo mi ha insegnato qualcosa. Lei mi capisce, è inutile che andiamo avanti. Vabbè, si può accomodare. Quindi la cosa essenziale che... Basta, avanti. Abbiamo un altro signore qui, lo conosce? Ah, sì. Personalmente, sempre, oppure in foto? Sia in maniera diretta che indiretta. Trattasi di Trocciolo Giuseppe, studente in ragioneria, se non sbaglio. Dedico alle rapine, alle estorsioni e ai furti. Legata a tutti gli effetti all'NCO. Prima appartiene alla nuova famiglia, giusto? Ha chiuso. Vediamo che cosa deve contestare Trocciolo. Signor Presidente, lo conosco direttamente. Siamo stati a Volterra insieme, sfortunatamente. Ma io non ho mai fatto una socialità con lui. E risulta dagli atti lì al carcere. Poi io non sono studente in ragioneria, lo dice lui. È logico, vedere. Non potevamo fare a Volterra le socialità insieme perché allora lei era legata alla nuova famiglia. È logico. Non dimentichiamoci il fatto di Raia. Allora, che cosa vuole? Io contesto tutto quello che lui, tutte le accuse che ha fatto il 28-3. 83. Se questo conferma quelle accuse, io gli contesto. Ah, contesta tutte le accuse. Certamente. Lui mi deve cosa... dire come fa a sapere che io ero della nuova famiglia e poi sono passato alla NCO. Vorrei sapere. Quindi allora, questo gli deve chiedere. Dice lui era della nuova famiglia e passato alla NCO. Per adesso questo. Dici com'è possibile questo? Com'è possibile? Cioè, come fai? Quindi non fai a dire una cosa del genere, come fa a sapere un fatto? È un attimo, come fai? Andiamo piano, signor Trocciolo. Viene detto non come faccio, dai fatti. Mi ricordo che al carcere di Volterra egli era legato a tutti quelli della nuova famiglia. Svolgeva socialità con questi, passava tempo con questi, parlava con questi e tutto. Poi dal carcere erano questi della nuova famiglia, vorrei ma ce ne sono tanti, si può citare Peruccino, si può citare Peruccino, si può citare della Fontana Massimo, si può citare ma tanti che ora mi sfuggono. Io, signor Presidente, questi erano sono tutti paesani miei. In un carcere sono anche i cinesi paesani. Io me la faccio con anche i cinesi sono paesani. E lei fu l'autore, che a me mi dispiacque ma tanto, se lei lo sa benissimo, del pestaggio del Raia Francesco, che mandò a farlo pestare da Raia, da Tango Maurizio e da Carlo Castaldi, e Peruccino Antoni fece un palo fuori la porta. Poi quando arrivai ad Ascoli, io l'ho scritto due o tre volte a nome di Cutolo. A me? Sì. Anzi, mi lamentavo proprio di questo fatto, feci presente a Cutolo, e disse quello è passato con i nostri, tutto questo qua è stato mantenuto con Baglio, c'è corrispondenza, si può vedere da Ascoli, da altre parti. Signor Presidente, io non ho mai scritto una lettera con lui, mai. Da Cutolo mai? Come? Da Cutolo mai? Sì, dove però? Però mi devi dire dove? Da Ascoli. Da Ascoli, mai Ascoli, alla Sinara sì, ma Ascoli mai. Pure da Ascoli. Ascoli, mi ricordo il particolare. Come infatti ci sono sequestrati. Ma anche da Ascoli. Signor Presidente, maggiormente. Signor Presidente, lui fa un'accusa. Scusi, il fatto dell'omicidio Frattini. Vorrei sapere un po' che cosa dice di questo omicidio, che io sto da 6 anni in carcere. L'omicidio? Frattini. E che c'entra con questo reato? Come? Ma ce l'ha il giudice istruttore in mano. Ma l'accusa specifica, scusa. Aspetti che trovo la parte relativa. 93 lettere dovrebbe essere, eh? 78, sì, ho anche questa indicazione.
Abbiamo un altro elenco, avvocato, qua. 28 marzo 83. Allora, è cancellato qui. Sì, va bene. È già passato dopo l'omicidio. Dice che dopo l'omicidio è passato. Non è che l'ha accusato di omicidio. Appartenendo, che è poi passato, c'era dopo l'omicidio Frattini, soprannominato Bambolilla. Passò, non c'era perché alcuni sgarri erano ricercati dalla famiglia che lo voleva eliminare. Forse l'avvocato l'ha informata male. Allora, che cosa gli vuole contestare ancora? Signor Presidente, io quando partì da Volterra, dopo un po' ci ritornai per un processo. Con i Rai ci sono stato 15 giorni in cella insieme. Sì, come può essere che io avevo qualcosa con questo Rai? Io non lo so, se siamo stati innanzitutto insieme, risulta anche dagli altri. Per quanto riguarda poi, la cella... Poi davanti a lei qui ha parlato dell'accoltellamento che io ho fatto a Cartuccia. Vorrei sapere come lo sa lui. Questo lo venni... Ecco, un attimo, andiamo un po' in ordine della cella con Rai. Non sono 15 mesi, almeno per quello che risultò un 18 mesi. E fu proprio il Frattino a farla fa pace con Raia. Appuntato, portatelo via e basta. Via pazzo di qui. E poi ci dite chi è. Posso continuare? Sì, è una relazione pura, appuntato. Prego, avanti. No, lo facciamo a parte. Allora si tratta che il detenuto che si trova nella gabbia di assetti si è denudato. Per tale suo comportamento viene allontanato e viene chiesta relazione ai carabinieri della scorta. Mi devono dire soltanto il nome e cognome di questo signore. Allora, puoi rispondere, avanti. Stavo dicendo... Chi l'ha saputo? Questo vuole sapere. Innanzitutto non furono 15 mesi, furono 18 mesi nella stanza con Rai e fu nel carcere di Poggio Reale e fu proprio il compianto Frattini a farla fa pace con Rai. Poi a... Non è vero, 18 mesi non siamo mai stati, 2 mesi è stato. Per cortesia. Due mesi. Poi per quanto riguarda la sua affiliazione e dell'accortellamento che lei partecipò insieme a Tango Maurizio all'attentato accortellamento fu all'isola di Capraia, cosa che mi fu detta proprio da Cutro. Perché da Cutro? Quando vidi io rispondere a una sua lettera, li misi a conoscenza a Cutro di tutto il suo trascorso di Volterra, fatto di Bambolella, del Rai, tutto, e lui disse: chi sta passato con noi così così, ormai ci potiamo. E ricordo anche questo fatto che si può vedere dai carceri dove è stato, l'abbiamo messo anche nel libro. Allora, padre, allora signor Presidente, si può vedere benissimo che sta dicendo tutte calunnie. Io non sono mai stato all'isola della Capraia, non ci sono mai stato. Tu stai dicendo no, su di me. Va bene. E come me e tanti altri. Si può vedere, fu messo anche nel libro paga. Perché ormai, a questo punto, non gli posso dire più. Si può accomodare? Per favore, il nome di quel detenuto della gabbia 17. Lo faccia riparare ancora un momento, Troia. No, avvocato, No, Presidente, perché a proposito dell'omicidio Frattini... Ma non ci interessa l'omicidio. No, ma lui assume... Un momento. Assume Pandico che egli è passato... Un attimo solo... Pandico assume che Trocciolo è passato dalla NF alla NCO dopo l'omicidio Frattini. E lo spiega anche perché. Dice perché per alcuni sgarri era ricercato dalla nuova famiglia. Allora intervenne Frattini per mettere pace tra Raia e Trocciola e poi Cutolo ordinò la morte, la uccisione di Frattini. Io vorrei sapere quali sgarri ha commesso Trocciola
nell'ambito della nuova famiglia. Ma non gliel'ha chiesto neanche Trocciolo, gliel'ha chiesto. Questo ma è il confronto, appunto, avvocato. Ma io che Presidente, ma la cosa gli devo dire, se lui mi accusa di un reato specifico, che io nell'isola della Capraia non ci sono mai stato, Presidente, ma cosa gli devo dire più a questo? Scusate, ma è inutile che io parli, perché lui è inutile che io gli dico perché chi lo fa, ma ricordo che poi alla fine si vede che non è vero. Accomodati. Signor Presidente, ha contestato. Ma lo stesso dice che non glielo vuole chiedere, mi dice che io sono stato a Capraia e basta. Potete accompagnarlo. Avvocato, qua perché lo crede inutile domandare. Avvocato, non stiamo facendo l'interrogatorio, ma confronti. No, ma lui è contento. Vediamo, avvocato, scusa, potete accompagnarlo. È inutile. Avanti, andiamo. Un altro. Come si chiamava, appuntato? Ecco, l'altro prima era stato allontanato, quello lì. Ci sta anche lui, sì. Ci stanno tutti. Tutti quelli che l'hanno chiesto. Con considerazione di quelli che sono presenti, l'opportunità del confronto. No, questi l'hanno chiesto. Meno male, sì. No, lo diciamo. No, devo dirlo anche lì alla regia. Quindi bisogna eliminare Barone Saverio. Appuntato, potete eliminare Barone Saverio dall'elenco, depennate. Quindi depennarlo, non eliminarlo, perché sono quasi gioca con le parole. Allora, abbiamo qua l'altro signore che lei conosce, no? Non ho capito la domanda. Conosce questo imputato qui? Questo, Visone Gennaro, via Matteotti, 13 Torino. Beh, dopo ne parliamo. Avvocato Prisco, ci vada a parlare lei. Avvocato Prisco, vada a parlare col suo... Gli spieghi i termini della questione. Va bene. Allora, Pantico, abbiamo l'imputato qui presente che le deve fare delle contestazioni. Prima di tutto, sai chi è? No, io non le stavo seguendo là. Allora, che cosa voleva dire? Conosce Arnolfi, dica tutto questo. Orestino. Pure lei ha degli appuntini, forza. Eh? Anche lei ha degli appuntini, dica che cosa. No, cartuscello mi esce. Uno è solo. Arnolfi Orestino la conosce? Presidente, un attimo. O si calma oppure fuori. Ho detto così, se conosce Arnolfi Orestina. No, se conosce? Arnolfi Orestina. Ah, ho capito. Allora, questa Arnolfi Orestina la conosce? Ma non intendo come conoscerla, fisicamente, di fotografia. Fisicamente la conosce, personalmente no. Fisicamente no. Sa chi era questa Arnolfi Orestina? Sì, so chi era, dove abita, tutto, eccetera. Chi è? Che su questo ha risposto abbondantemente i ristruttori. Comunque, vediamo un po'. Se è camorrista. Che cosa gli vuole contestare? Se Arnolfi Orestina è camorrista o meno. Se lui lo so. Allora. Ma rappresenta... È camorrista, da Noremba. Comunque una vecchietta di 80 anni. Non vuol dire nulla questo, per cortesia. Anche quello Ettore Santaniello, del 1911. Quando è stato il blitz l'hanno trovato a casa sua 11 mitragliette. 11 mitragliette quando è stato il blitz. Un vecchio di 90 anni quasi. Aspetta. Va bene. Se ne va. Mi dice la bugia su quello. Non andava a fare gli omicidi questa vecchietta. E lei lo sa benissimo, caro Visone. Va bene, avanti l'altro, appunto.
Avvocato, scusi, si calmi poco. Il confronto lo fanno loro, lei che c'è? Che deve dire? Stia tranquillo, avvocato, per favore. No, 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 no. Sta in massimo ordine, poi succede quello che succede. Nelle case. Ma lo fa per strada. Ma lui ha detto che se ne vuole andare. Lui il confronto se lo fa per strada. Dice questo non mi ha mai detto visto. Me ne voglio andare. Lo dovete dire, non è che lo dite a me. Ma Vissoni ha detto me ne voglio andare. L'ha detto lui. Che ci possiamo fare? Ma attaccamo Vissoni sulla sedia, no. Non si può fare. È sequestro di persone. Dottore, no, non posso fare colloqui adesso. Ma chi è? Ma lei chi è, barone? E c'è il suo avvocato, parli con lui e le spiega la situazione. Stia calma, non bestemmi qui, aspetti un attimo con calma, che ho avuto anche parecchie con i colleghi in pazienza. Stia tranquillo. E speriamo di arrivare alla fine, più di questo che le devo dire? Vedi un attimo pure che si è messo a bestemmiare, intanto risulta dalla registrazione. Invitato a calmarsi. Invitato a calmarsi. Dottor Stanzoni, per cortesia. Di quando? Il dottor Stanzoni. Si agitava. Risponde che di revoca la nomina agli avvocati. Ah, vabbè. Sì. Quindi ha revocato la nomina. Dopo dobbiamo... Allora possiamo mettere l'avvocato Calcagni di ufficio per barone Saveri che ha revocato. Si dà atto che insiste nel comportamento affermando che l'imputato Prisco, mi dispiace, ma è scemo. L'avvocato Prisco è scemo. Ma chi lo sta dicendo là dentro, perché chi viene registrato? Barone, adesso noi dopo vediamo la sua situazione. Comunque l'altra parola che dice la mando via, Non può intervenire più. Se dice un'altra parola la mando via. Sappiamo qual è la situazione. Sappiamo qual è la sua situazione. Sappiamo qual è la sua situazione. Ha compreso la sua situazione, sappiamo qual è. Se c'è bisogno del confronto lo facciamo. Le ho nominato un avvocato di ufficio. Adesso basta, Se interviene un'altra volta va via. Se no la causa non va avanti. Va bene. Posso andare avanti? Di verbalizzare. Posso andare avanti? Allora, Pantico, abbiamo un altro signore che dice che nega tutto. Quindi, lei lo conosce prima di tutto? Se non vado errando, questo è Palillo Carlo. Se non vado errando, della famiglia Palillo. Di persona non lo conosce, insomma? Di averlo visto di sfuggita al carcere di Ascoli tramite colloqui. Ah, va bene. È camorrista a tutti gli effetti. Lei come si chiama, Palillo? Bruno Carlo. No.
Comunista a tutti gli effetti. Che cosa voleva dirle, lei? Può dire. Chi è che mi avrebbe fatto camorrista a me? Beh, questo lo deve sapere meglio di me. Visto che lo sa, non me lo dica anche a me, così lo sappiamo questo in due. Questo è stato no? fatto proprio da suo padre, addirittura. Da chi? Proprio da suo padre. Come e se lei si ricorda, un attimo, ora andiamo un attimo piano. Sì. Se lei si ricorda, dopo la morte di suo fratello avvenuto nelle Puglie, nel gennaio dell'83, suo padre è venuto a Ottaviano e chiedeva ospitalità in Ottaviano, cosa che non gli fu data perché non era sicuro, era troppo conosciuto, e fu mandato a San Giuseppe Vesuviano come ospite. E ci misero attorno pure parecchi uomini, questo è stato fatto proprio, la sua famiglia sono camorristi, tutti, anche i cani in casa se li avete. Allora, signor Presidente, mio padre, dopo la morte di mio fratello, non è mai stato a Napoli, sì. Se non per il funerale di mio fratello. E sono andato giù anch'io. Poi cos'è che ha detto? Dice che poi quando è venuto a Ottaviano è stato scortato, ha messo. No, Ottaviano fu spostato in altro paese. Addirittura ricordo questo particolare. Quando sua madre, mi pare Elena si chiama, non voglio andare, mi mandò ad Ottaviano un telegramma a nome di tutti, noi già dopo 7-8 ore dalla morte di suo fratello, fecimo subito un telegramma a sua casa e non venimo a sapere che non c'era. Che poi mandammo anche degli amici a casa sua, poi venivamo a sapere tramite Casillo, tramite cose, che i suoi stavano a Ottaviano, che Ottaviano non poteva essere ospitato perché eravate troppo conosciuti, suo padre specialmente, e li mandammo a ospitare. Allora suo padre chiese ed ottenne anche una pistola, gliela dette Casillo, mi sembra una 765 così, personale. E poi la fu ospitato. Un po' Pandico, ma si rivolge a quello che riguarda da me, non mio padre e mio fratello. Sì. Risponda che io posso rispondere di me, e che ognuno si può difendere, giusto? Sì. E allora non vada avanti, dica di me. Lei è camorrista. Chi è che mi ha fatto camorrista? L'ho detto, stesso suo padre, dalla famiglia sua stessa, per ordine di Cutolo. Perché suo padre una volta faceva la maschera a sua madre, una cosa del genere. Poi pian piano Cutolo ha perso più soldi su di voi. Ha perso? Più soldi su voi, e voi lo sapete benissimo. Soldi. Fratello, quando venne ad Ascoli, che gli fu dato proprio a mano durante i colloqui, 7, 8, 10 milioni alla volta, le cassette di sicurezza che avevate intestate all'NCO e voi facevate i prestanomi, l'omicidio che avete partecipato alla moglie di Marco Metta, lo spaccio di droga che avete fatto, la droga che avete portato ad Ascoli Piceno. Ma questo è frutto della sua fantasia? No, è frutto che... Se l'organizzazione si svolgeva come questo processo, vedete, con i fotografi così, con le cifre prese, era tutto filmato. Solamente era una cosa clandestina che andava fatta sotto i banchi di nascosto, non abbiamo filmato. Se lei ha detto cassette di sicurezza, soldi, questo ci saranno i registri registrati da qualche parte? Quale? Le cassette di sicurezza che ha detto lei. Ma sì, ci saranno in qualche parte, forse non l'hanno trovata ancora. Lei era così a livello di questa NCO e non lo sa dove sono? Beh, ma lei apparteneva all'NCO. No, io no. E allora come fa a contestare? Non appartenevo, non appartengono e neanche sapevo che esisteva. Come fa a contestare il livello o il vertice? Lei. Siccome sto leggendo di lei sui giornali tramite questo processo, lei parla è diventato molto famoso. Per giornale parlando. Parla per giornale dire. Sì. Perché io non ho mai conosciuto lei, è la prima volta che la vedo. Sì, questo processo. Tutti così succede, tutti così, è la realtà, non tutti così. Sono tutte vittime, tutti perseguitati, tutti così. Ma scusi, ma lei ha Ascoli Piceno, ma mai visto a me? Le dirò solo questo. Il giorno di San Giuseppe del 1982, l'onomastico di suo fratello, una cosa del genere, a suo fratello gli fu regalato una croce d'oro con brillante al centro. Un braccialetto con 3 brillantini, dal valore comprensivo di tutti e 2 oggetti 10 milioni. È proprio in quel giorno là che ha fatto il colloquio,
che spesse volte gli furono dati anche dei soldi ai suoi familiari, perché chiedeva che certa roba avevano troppe uscite e ancora dovevano incassare. A me questo fatto qua non mi risulta. Poi le devo ripetere ancora una volta, se si rivolge per quello che riguarda me, io non posso rispondere, perché magari tante cose non lo so. Ha capito? E vuol dire che suo padre non l'ha portata a un vertice elevato, la teneva all'oscuro. A me? Si rivolge io ero proprio all'oscuro di tutto, non so proprio niente, non all'oscuro. Ma c'è addirittura, signori, c'è addirittura un nastro magnetico con la voce di Cutolo. Ancora? E vede che lei, panico. Della legalizzazione di tutta la tribù Palillo. Ma non è questa un'altra invenzione, questa qua, prima cosa. Questa se l'è inventata adesso, nell'ultima ora se l'è inventata. No. Lei si informa, non segue i giornali, segue i fatti. Lei dice che segue i fatti, oppure qualche giornale molto più informato. Segue i fatti, c'è un nastro. E cosa c'è scritto questo nastro? C'è un nastro addirittura. Ma c'era l'autorità in mano, specialmente quella di Ascoli. È quello lì sto dicendo io. Perché sì. Ce n'è un altro ancora? Oltre a quello? Senta, signor Presidente. Qua perdiamo il è camorrista, lo giuro davanti a Dio, davanti agli uomini. Vabbè, ma non mi ha spiegato ancora come sono diventato camorrista. Ma c'è da raccontare tanto di qualcosa che ci vorrebbero 10 giorni, solo a parlare di lei. Per non dire poi dei suoi fratelli, eccetera. Ma se pensate, ma come si fa? Ma io non riesco mica a capirlo. Quando prendevate i soldi, non dicevate. Ma quali soldi? Ma quali soldi? Quando vi ingozzavate, non le prendevate. Ma lei non ha dato qualcosa? Ma lei ci ha mandato qualcosa? Ora è il periodo di ma lei ci ha mandato qualcosa? Ci ha mandato in galera solamente per niente. Sì, la famiglia. Ma lei è un moro deficiente, lo dico io. Almeno lei è picchiato qua. È da ricoverare al manicomio. Ci sono la gente che stanno sotto terra. È 3 anni che hai mandato in galera tutta la mia famiglia. Donne, bambini, eccetera. Lei lo sa benissimo, donne e bambini, lo sa benissimo. Vabbè, basta, pandico, silenzio. Dottore. Allora, un altro potete portare? Andiamo. No. Ho fatto. Ah? Sto di 3 mesi in sala. Vabbè, è un'altra mezz'ora. Un piccolo sforzo. Io sto facendo una dieta. Facendo una dieta? È a maggior ragione. E va bene. Ma è una dieta che fa rispettare, In modo che teniamo un giusto... La giusta proporzione da mattina e pomeriggio. Ma vorrei sapere come va questa piazza di avvocati. Chi paga questo esercito? A che ora dovrebbe essere? A che ora dovrebbe ritirarsi? A che ora dovrebbe andare? Mezz'ora di orologio. Mezz'ora di orologio ancora? Io sto dalle 3:30. Ho mangiato ieri a mezzogiorno. Mezz'ora. Dottor Stan, mezzogiorno preciso. Sto qui. Ma mi sono 12 voglio precisa, voglio dire. Luna precisa, sto qui. E ci facciamo un altro e poi sospendiamo, in modo da dare un po' di equilibrio. Opri in moto, sentiamo fa. No, è perché dopo si stava anche l'interruzione nostra, quella è la questione. Vabbè, comunque si può... Se potete, perché sto male, non posso mangiare, ecco, bisogno di... La carta, se volete, la rimango qua. Vabbè, questa la rimango qui. Vabbè, ci sta soltanto quest'ultimo, su. Pantico, solo questo qui. Subito facciamo, già arrivato. Dopo sospendiamo un poco. Andi. Allora, questo qua lo conosce, questo? Dallo stesso Criscè della famiglia Palillo. Ah. E allora, che cosa voleva dire lei? Non ho capito, signor Presidente. Allora, personalmente lo conosce? No, personalmente no. Però dice lo stesso Criscè. Dallo stesso Criscè della famiglia Palillo, attraverso fotografie, attraverso tante altre cose. Quindi in fotografia lo ha visto qualche volta? Sì, lui in fotografia. O qualche volta pure di sfuggita da Ascoli Piceno, ma cosa... Dello stesso cliché della famiglia Palillo. Allora, che cosa vuole dire lei? Ma non lo so, io signor Pantico non l'ho mai conosciuto. Non lo conosco e non so perché mi accusa. Vorrei saperlo. Vuole saperlo perché l'accusa? Sì. Ecco. Si chiama Palillo Carlo lui. Vuole saperlo perché l'accusa? Sì, se me lo dice. E ora le dirò perché l'accusa.
perché quando eravate onesti cittadini, quale maschera del cinema, e onesti lavoratori. Io non sono mai stato, non parli di mio padre, mio fratello, parli di io me. Io parlerò di lei, cioè, parlando del padre, viene per riflesso anche il figlio. Ma qua ci sono seduto io adesso, no, lei no, sta parlando di me, non sta parlando di mio padre, per cortesia. L'accuso, sì. Perché vi avete mangiato la carne, purtroppo ora sono rimaste le ossa, si devono spuntocare. L'accuso per traffico di droga. L'accuso per associazione delinquere, l'accuso per centinaia. Sì, sì, dica, il PM, prego. L'accuso per centinaia di milioni che voi avete avuto dall'organizzazione. Centinaia di milioni. Ma chi è che l'ha avuto questi soldi? La sua famiglia, lei, tutti. Lei, chi? Io? Personalmente, a me quando mi ha dato qualcosa. Signori, non perdiamo tempo, agli atti c'è un telegramma della famiglia Palillo. Ma di chi è il telegramma? Voglio sapere il nome. Della madre, a nome di tutta la famiglia, per cortesia. No, non... Sono cose così... Signor Presidente, no, la mia famiglia è grossa, signor Presidente. Non ci sono soltanto io. Parla di uno, parla di tutti. Allora, perché non hai fatto restare anche i miei fratellini e le mie sorelline? Sono camorristi anche loro? No. Se sono camorristi cani, sono camorristi anche loro, no? Io, camorristi gatti, gente responsabile, effettivamente. Ecco perché da parte mia non c'è, come si dice, che prende tutti, no. Quelli che hanno partecipato alla camorra, quelli che hanno giurato fedeltà alla camorra, quelli che hanno mangiato i soldi della camorra. Ma io quando mai ho giurato... Quelli che si sono spaccate le canasce a mangiare roba della camorra. Quando l'ha giurato? Lo chiede a suo padre questo, lo sa benissimo. A mio padre? Sì, e cosa devo chiedere a mio padre? Lo chiede a suo padre, per cortesia. Ma me lo dica lei, mio padre non mi sta accusando, mi sta accusando lei, non mio padre. Me lo deve dire lei. Lei è un camorrista a tutti gli effetti e basta. Ma mi spieghi perché? Chi mi ha fatto camorrista? Mio padre? Sì, della stessa famiglia, sì. Ma è una cosa che ci dobbiamo mettere a ridere oppure no, la verità? No, anzi, da mettere a piangere. È da mettere a piangere, è da mettere a piangere il suo comportamento. Va bene. Potete portare. Comunque, signor Presidente, io non lo conosco, il signore qua. Beh, già l'attenzione. Allora, però Utiero, l'avvocato mi chiede di riammetterlo in aula. Dato che è stato soltanto una volta espulso, lo riammetto in aula. E i carabinieri sono in grado di portarlo? Un momento. Dice che domani avrebbe il colloquio con Deluti, però purché finiscano queste storie, allora dica di portare un'altra volta Utiero. Per quanto riguarda gli altri imputati che hanno chiesto di spostare la data del colloquio, ho parlato con la direzione di Poggioreale e mi hanno riferito che il sabato con gli avvocati, da lunedì a venerdì a scelta dei familiari possono avere il colloquio. Va bene? E poi qui che ci sta? Un attimo ancora. Vabbè, c'è il rapporto relativo di Girolamo e dobbiamo disporre l'acquisizione agli atti e la trasmissione in copia al pretore di Napoli per quanto di competenza. È una cosa per volta, un momento. No, non me ne scordo. Lei è barone, no? Allora, che voleva dire barone? Lei non è accusato da Bandi, che il suo avvocato che lei ha gratificato, vabbè, non diciamo così, aveva ragione, che deve fare il confronto con Bandi? Se può venire? Va bene, e dopo, se ne parla al termine. Il confronto con Bandi lei non lo può fare, non è accusato da Bandi. Come? Un minuto, Barone risulta tra le cose. Mi pare no, non è accusato. È stato indicato erroneamente. Era stato erroneamente indicato, il suo avvocato ce l'ha fatto rilevare e anche l'abbiamo depennato, proprio perché lei non è accusato da parte, lei che fa fare il colloquio con il confronto. Ah? Ma Pandico non l'accusa, è inutile fare queste cose.
Se Pandico non l'accusa, che facciamo a fare il confronto con Pandico? Chiedo ad Agostino. Attento un attimo. Subito, subito sono lei. Ecco qua, Barone. Difensore del Presidente, abbiamo posso l'avvocato. Fare una richiesta istruttoria? No, no, un attimo, sto rispondendo a Barone lì. Comunque, ma guardo pure qui. Allora, Barone, lei è accusato. Barone Saverio. Abbiamo D'Amico, e il confronto con D'Amico non si può fare. Leonardo, non sappiamo ancora Leonardo se si può fare. Non ci sta, Pandico non ci sta, Barra neanche si può fare il confronto, Esposito, D'Amico, Leonardo, D'Amico, quindi Esposito, Leonardo, eventualmente. Dopo la chiamiamo in camera di consiglio, però ripeto, con Pandico lei non c'ha niente a che fare, ci stava un Pandico foglio 93, però era il, non era lui. Quindi non era il caso di prendersi con l'avvocato, le pare? Ma se lei lo diceva che voleva venire in camera di consiglio non avremmo trovato difficoltà. Va bene. Annunziare data che esami i testimoni. Non lo posso fare, avvocati, perché non so ancora quando termino con Pandico, che mi stanno portando. Appena termino con lui, fisso la data per Leonardo Incarnato, eventuali confronti con altri e poi posso dirlo. Pandico D'Amico? No. No. Ma sei D'Amico, non vuole parlare. Ma voi D'Amico, D'Amico neanche imputato nostro. D'Amico neanche imputato nostro, no. Signor Presidente, è possibile fare una richiesta? Avvocato Visoni, mi dica tutto. All'esito degli ultimi due confronti, Loprete e Visone, è emerso una circostanza che lei ha già definito acclarata agli atti, quella relativa alla tale Arnolfi Orestilte, indicata da Pandico al numero 48 dei camorristi del Nord. In questa sede, questa mattina, abbiamo ancora una volta sentito dal coimputato che trattasi di persona affiliata di camorrista d'onore. Nonostante l'affannosa ricerca, io non sono riuscita, e in questo il Tribunale mi può anche controllare, ad appurare se questa signora, Arnolfi Orestilte, è stata o meno incriminata. Risulta a me personalmente, per indagini eseguite di persona, che tempo addietro, e precisamente nell'82, i carabinieri di Torino si recarono presso questa signora per accertare, per fare determinati accertamenti. Il tenore, chiaramente, né avevo io l'autorità e la possibilità di poter sapere quale fosse il tenore, ho fatto una richiesta in proposito. Molto francamente devo dire che questa richiesta era piuttosto larvata, insomma, perché non avevamo ancora degli elementi più obiettivi per poter fare una richiesta più specifica. All'esito di questi confronti il Tribunale mi darà atto di una cosa che costituisce punto di collegamento essenziale ai fini del riscontro, ai fini della veridicità di quanto dichiarato particolarmente dall'imputato Visone Gennaro. Quindi io formalizzo in questi sensi la richiesta che il Tribunale voglia disporre l'acquisizione agli atti delle informazioni richieste dalla Procura della Repubblica di Napoli sulla persona di Arnolfi Orestilte, domiciliata al corso Montegrappa numero 72, Torino. Signor Presidente, faccio ancora un'ultima riflessione e poi ho concluso. Nel rapporto della Questura di Napoli, del quale noi abbiamo pigliato visione e lettura, noi abbiamo letto, io personalmente ho letto, elenco dei camorristi o presunti camorristi indicati da Pandico. Mentre risponde fedelmente tutti quanti i nomi,
Per quanto riguarda questa Arnolfi Orestilde, non c'è neanche traccia in questo. Questo fa presumere alla difesa che probabilmente questa signora, nei momenti in cui ci furono le prime indagini, questa signora fu immediatamente resa oggetto di accertamento e si capì che certamente non poteva essere, e per le sue condizioni fisiche e per le sue per il suo modo di vivere, non poteva corrispondere ad una camorrista. Quindi la difesa di Visone Gennaro ritiene che questo sia un accertamento che il tribunale potrà agevolmente fare, perché ripeto, tratta di una richiesta fatta nell'82. E quindi sapere il perché e il per come questa donna poi non sia stata ulteriormente incriminata. Ho fatto una ricerca anche a livello di registro generale, ma non ho avuto nessun risultato utile. Capite, un'omissione di atti d'ufficio da parte No, per l'amore di Dio, signor pubblico ministero. Vabbè, non si controllare il tribunale. Due tronconi, se è imputata. No, non è imputata. Comunque è pubblico... sfuggita. Meno male per lei, è sfuggita. No. La metteremo sotto processo, l'avvocato. No, allora il pubblico ministero non si oppone, il tribunale si riserva di decidere in prosieguo. Allora abbiamo Pantico, c'è qui presente un altro imputato che contesta tutte le sue accuse. Lei lo conosce personalmente? Sì, trattasi di Guarracino Francesco, ex maresciallo degli agenti di custodia, e fino al marzo del 1983 Cutoliano ad honorem. Confermo testualmente quanto dichiarato in istruttoria e dichiaro altresì che già ci fu un confronto tra me e il signor Guarracino nel corso istruttorio. È stato cambiato l'ordine per lei Guarracino, vero? È stato cambiato l'ordine, quindi Guarracino Francesco. Franco, signor Presidente, non Francesco. Francesco, se ne si prepara un bus. Ne ricomincia a fare lo spirito, signor Presidente, capirei che non facesse lo spiritoso, perché non ho mai avuto, niente a che fare con lo spiritoso, con Bandico, e lui lo sa benissimo. Vabbè, dica a lui che cosa gli contesta. Io gli contesto, innanzitutto non ho mai fatto parte di nessuna associazione, lo ripeto ancora oggi, sono estraneo a tutte, a tutto quello che dice Pantico. Pantico mi accusa soltanto per odio, la sua è una vendetta, perché Pantico pensa che tutti si debbano prostrare ai suoi piedi, perché siccome lui dice che in tutte le carceri, ha sempre detto, e poi nel mio discorso continuerò a dire, in tutte le carceri italiane lui ha denunziato sia le direzioni che gli agenti di custodia. Questo è il suo vanto. Appena arrivò ad Ascoli Piceno, ecco il contrasto. Il contrasto inizia appena arriva ad Ascoli Piceno il Pantico. Nella perquisizione, ero presente alla perquisizione, il Pantico voleva che gli fosse dato per forza una cintura per pantaloni che lui portava da Volterra, proveniente da Volterra, e poiché non era consentita, non gliel'ho data. Il Pantico disse queste testuali parole, e non le dico, Pantico disse: incominciamo male, dice, lei non mi conosce. Dico: non ho il piacere di conoscere e non voglio conoscerla. Questo fu la prima parentesi del contrasto che venne tra me e il Pantico. Uno. Passò circa un mese, Pantico fu messo in sezione, andò alla prima sezione, lato destro. Fu messo in sezione e dopo circa un mese e mezzo, chiese di andare dal primo piano al secondo piano a mangiare, perché c'era la socialità, a fare socialità nella cella di Cutolo. Logicamente non era possibile. Io mi rimasi sul banco e disse: guardi, mi dispiace, non è che posso autorizzare personalmente io, chiederò. Perché in quel momento sia il direttore che il comandante erano fuori dall'istituto, al loro rientro, ed era in al loro rientro gli domandai, dissero: non è possibile. La stessa risposta che gli avevo dato io, non così esplicita, però gli avevo detto: mi sa, non è possibile una simile situazione, anche perché si poteva creare un precedente, e quindi i precedenti se ne potevano creare.
e il sottufficiale di servizio fu incaricato a dare la risposta. Non contento di questo, il Plantico, perché lui si sentiva forse leso in qualche suo diritto, che non era un suo diritto, nessun diritto era suo, il giorno successivo mandò un biglietto attraverso il sottufficiale di servizio, che era lo stesso della sera prima, e non come è stato riferito che è stato portato da un altro sottufficiale, bensì dallo stesso sottufficiale della sera prima, nel quale il biglietto diceva che, essendo sottufficiale, non dovevo comportarmi così, dovevo assumermi le responsabilità, cioè che io avrei dovuto mandarlo sopra con la mia responsabilità, ben sapendo io che non potevo farlo. Presi il biglietto, lo via, l'ho strappato, perché che mi interessa, sono cose che non mi interessano, sono bazzecole. Non ritenevo sostanzioso quello che... Dopo poco, anzi il giorno successivo ancora, la sera del giorno successivo, sempre lo stesso sottufficiale, per lo stesso sottufficiale, mi mandò a chiamare. Era verso le 17 di sera, 17:30. Mi mandò a chiamare e mi disse, lei ha ricevuto quel biglietto? Sì, ho ricevuto. Beh, cosa vuole? Cosa ci devo fare? Ah, dice, perché lei non ha fatto niente? Perché cosa dovevo fare? Scusa, a me non mi interessava. Non c'era niente che mi interessava. Dice, lo vede? C'aveva un fascicolo con quello che era venuto, che c'erano, dice, delle denunce che aveva fatto. Dice, vede, io ho denunciato sia in tutti i carceri che sono stati, sia la direzione che gli agenti. Dice, perciò, dice, stia attento. Dico, ma lei sa, vuole scherzare, ma cosa vuole? Io non ho paura di lei né di nessuno, perché la mia coscienza è tranquilla. E questa circostanza può essere valutata e detta dal sottufficiale di servizio, perché anche lui ne ha conoscenza. Successivamente, un altro contrasto è che il Pandico, dal primo piano, verso fine novembre, inizio dicembre 81, voleva salire al piano superiore, cioè siccome la sezione è divisa in sezioni, in semisezioni, ogni piano è diviso in semisezioni, voleva salire al piano superiore, nella semisezione dove c'era Cutolo. Io dissi, guardi, non c'è posto, quindi lei non ci sale, e poi non dispongo io di farlo salire. Il Pandico insisteva, io ho detto sempre, mi dispiace, non è possibile. Il Pandico si è rivolto a ben altra persona. Lo sa Pandico? Il Pandico si è rivolto al direttore, è andato direttamente al direttore. Poiché quel piano era già tutto completo, avrei dovuto prendere un detenuto di autorità, levarlo e portarlo in un altro reparto, perché il Pandico potesse avere la stanza libera. Dopo un circa 15 giorni, il Pandico parlò col direttore e il direttore l'accontentò. Io devo dire la verità, ho dovuto pigliare un detenuto, un calabrese, levarlo di autorità, perché mi era stato così comandato, levarlo e portarlo in un'altra sezione. Quando ok, il detenuto logicamente ha detto, ma scusi, ma perché io devo andare via di qua? Quando io è diverso tempo che sto qua, e quindi mi sono ambientato, insomma la stanza mi sono ambientato. E questo è un altro contrasto, perché ho sempre detto che non era possibile, proprio perché, anche per un'altra ragione, una ragione molto grave, che il Pandico al primo piano era lo scrivano del primo piano, e Pandico non poteva andare al secondo piano a fare lo scrivano, perché al secondo piano già esisteva un altro scrivano. Pandico ha conservato il posto di lavoro anche stando al secondo piano, e al primo piano lo scrivano non c'è più stato, perché Pandico così gli faceva piacere. Un altro contratto
Pantico, tengo a precisare che dopo quel fatto, tra me e Pantico, Pantico disse che non voleva più parlare più con me. Io disse, guardi, non sono io che vengo a parlare con lei. È lei che ha chiesto sempre di parlare con me fino ad oggi. Quindi, è inutile che lei dice che con me non vuole parlare. Perché non esistono questi presupposti. Salito su, verso il mese di gennaio, c'era, preciso, che c'era una circolare ministeriale, precedente, la quale obbligava le direzioni a ritirare tutte le macchine da scrivere. Infatti le macchine da scrivere furono tutte ritirate, non c'era più nessuna macchina da scrivere. In quel periodo, a gennaio 82, a Pantico gli giunge una macchina da scrivere, non so da chi. Gli giunge una macchina da scrivere e Pantico pretendeva da me, perché logicamente vedevano sempre a me là, vedevano a me lassù, pretendeva che gli fosse data la macchina da scrivere. Io ho detto sempre di no, perché non era giusto, perché essendoci una circolare ministeriale la quale vietava in quel periodo di poter tenere la macchina da scrivere, non era giusto. E quindi era illegale che gliela dassi. Il Pantico, dopo una settimana, 15 giorni, è andato a parlare ancora col direttore. Il direttore può disporre, quindi, non lo so, può derogare. Presente io, il direttore e un altro sottufficiale, io continuavo a dire, senta, mi dispiace, ma la macchina da scrivere non può averla, signor direttore. Perché? Perché esiste, purtroppo sarebbe una discriminazione per gli altri. E il Pantico mi rispose, dice, lei si faccia puntini puntini suoi, i suoi, dice, perché io sto parlando col direttore. E io lo invitai, innanzitutto gli disse, senti, innanzitutto lei moderi i suoi termini, perché io sono stata sempre una persona educata e pertanto lei si comporti allo stesso modo. Comunque dopo un certo periodo, dopo un po' di tempo, un'ora, due ore, che il Pantico riuscì a convincere, riuscì ad avere la macchina da scrivere, non solo, ma il sottufficiale di servizio fu lui stesso che disse vado io personalmente all'Olivetti e la faccio controllare. Comunque la macchina da scrivere gli fu data. Ma con Pantico non c'è stato, questi sono contrasti enormi. Lui mi ha odiato dal primo giorno, me l'ha fatto capire. Ecco, lui si vuole vendicare in questo modo, dicendo menzogne, calunnie nei miei confronti. Perché a me mi conoscono tutti e sanno benissimo che io sono una persona educata, civile, però faccio il mio dovere. Tutti lo sanno. E qua dentro penso che ce ne stanno un sacco di detenuti che mi hanno conosciuto. Non è Pantico il primo che mi conosce, tutti. Tutti quelli che mi hanno conosciuto possono dire la stessa cosa. Altro? Per ora, ho sentito. Innanzitutto, ci sono stati dei contrasti proprio iniziali. No, andiamo un po' cauti, l'ho ascoltato, mi ha fatto piacere di ascoltarlo. Mi pare che abbia aperto il discorso con l'odio e l'abbia chiuso con l'odio, non è vero. Io non l'ho mai odiata, signor Guarracino. Ora facciamo le precisazioni su tutti i fatti, perché lei dice sempre il giorno dopo, il giorno prima, non c'è un punto, una data di riferimento. No, gli ho fatto dei elementi precisi. Io mi pare che nel corso istruttore, durante un confronto, lei mi disse: io mangio il pane dello Stato. Infatti. E io gli risposi, ma il companatico però era quello della camorra. Ma questo lo dice lei. Andiamo un po' in ordine. Per quanto riguarda il bigliettino che lui ha detto, non era un bigliettino, ma bensì era una lettera dattiloscritta. Allora, signor Presidente, gradirei che fosse dire sottufficiale. Era una lettera, l'ho ascoltata, ora per cortesia, poi faccio le sue contestazioni. Era una lettera dattiloscritta dove a un certo punto lo chiamai il linguaggio camorrese e lui, da vecchia volpa, ha ritenuto opportuno strapparla, perché se stava qua non c'era bisogno di andare oltre.
Per quanto riguarda le macchine da scrivere, che dice la circolare subentrata o non subentrata, signori, basta dare uno sguardo ai registri, sempre che, ma sono registri che poi non sono, perché sono piccoli registri. Quando lui parla della macchina da scrivere, parla della seconda macchina da scrivere, ossia io avevo un Olivetti 25, poi mi giunse, poiché per fare determinati lavori quella macchina era stata già troppo compromessa, giunse una 46 professionale. Quando mi portarono quest'altra in macchina, poi il sottufficiale che lei sta cercando di coprire, lo dico chiaro e tondo chi è, si parla del brigadiere San Paolo. Questo si parla del brigadiere San Paolo. Quando venne il brigadiere di sabato da noi, denominato il vigile, che mi portò l'altra macchina da scrivere nella stanza, mi disse questo, disse: Pandico, due macchine non potete tenerle, perché contro il regolamento. E io che feci? D'accordo alla presenza del brigadiere, disse: allora facciamo una cosa, poiché Imperatrice non c'è la macchina, io l'Olivetti 25 la passo a Imperatrice e l'Olivetti 46 me la tengo io. Per quanto riguarda poi il discorso del direttore, su via, signor Guarracino, lei lo sa benissimo che il direttore è stato una vittima di certe circostanze, di certi intrallazzi. Lei ha ricordato tante date, ma si ricorda anche tutte le perquisizioni effettuate nella mia stanza, in quella di Cutolo. Chi le ha fatte sempre? Il Chiariello e il Guarracino. Si ricorda l'ultima perquisizione fatta il 22 gennaio del 1982? Non trovano nulla, signori, nella stanza che io occupavo nel frattempo quando lo stava fuori. Il 23 gennaio la mattina vengono i carabinieri e trovano nella stanza, ve lo sa, coltelli, esplosivo, detonatori, soldi, eccetera. Lei si ricorda pure quando venne quella mattina che io feci la nottata quella notte, venne a farmi la perquisita che c'era anche di sabato e mi portò nel bagno, disse: voglio fare perché di sabato per paura che se la canta. E poi mi deve dare questa spiegazione. Se lo tolgo dalla testa l'odio, perché odiare fino a questo punto, no, signor Guarracino, no, io non l'ho mai odiato, mi ha fatto tenerezza in qualche occasione, ma mai odio, mai. Mi fa tenerezza perché la tenerezza subentra che l'uomo deve avere il coraggio civile di assumersi le proprie responsabilità a qualsiasi costo, senza trovare tutti questi sortofugi, queste cose. Mettiamo, io apprezzerò. Pandico, tenga infatti, perché c'ho da dire. Sì. C'ho da. No, 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 no. Io apprezzerò. A me mi sono all'orecchio tante tarantelle sue. Parlava di complotti a livello ministeriale, parlava di tante barzellette, cose che nessuno lo cura, nessuno l'ha mai curato. Lei dia spiegazione, purtroppo, a questo onorevole collegio. Dia spiegazione a questo onorevole collegio. Quando furono trovate le pistole a Stefan Cosa e a Maurizio Rossi, lei li ha portati alle celle? Rispondo. Sì. Dopo quando l'abbiamo fatti tirare dalle celle? Allora spiegherò pure questo. Signor Presidente. Dopo quando li abbiamo imposti a Marco Mezza? A chi? Io e Marco Metti, allora, che addirittura allora, signor Presidente, stavo strappando la divisa. Dobbiamo sentire in quest'aula, no, dobbiamo sentire in quest'aula, allora, quando, allora chi attimo, ha fatto il rapporto? Andiamo un attimo chiaro, signor Guarracino. Poi venga presente un fatto, che quando io stavo al pian terreno, anche la notte di Natale, all'insaputa del direttore, di quel poveretto, perché l'ultimo essere cornuto, come si dice, il padrone di casa, a saperlo, lei, verso mezzanotte, anzi le 11:30 così, sino alle 4, alle 5 di mattino, abbiamo fatto il Natale insieme. Io, Cutolo, Albert Bergamella, i fratelli Tare Turi Mirabello. Precisi la data. Io vorrei sapere un altro fattore. Perché quella lettera l'ha strappata? Senta, era una lettera, innanzitutto precisi, una lettera sigillata, oh, senta, di cui quando la detto in mano a San Paolo, signor Presidente, mi deve precisare la data che sta dicendo, era chiusa.
Lei deve precisare la data che sta dicendo. Panti, cosa sta dicendo? Un sacco di bugie. Lei mi ha detto tante e sto continuando a dirle. No, lei sta dicendo un sacco di menzogne. E ora glielo dimostro che quello che lei ha detto sono menzogne. Glielo dimostro subito. Ma lo dimostri. E aspetti. Qua non si deve entrare. Allora, Le cacci fuori. Le cacci fuori. Non vada avanti con le menzogne, perché le sono menzogne. Se ricordi che le menzogne hanno... Non si preoccupi, non sono menzogne. Che cosa? La verità è una sola faccia. Le menzogne hanno il cubo, sono poliedriche. Basta, sentiamo lui che cosa vuole dire. Allora, signor Presidente, la circostanza di cui dice Pandico che le macchine da scrivere, ce l'avevano, tutti quanti, allora chiedo che sia chiesta. No, la no, sia zitto per piacere. Non ho mai detto tutti quanti. Deve stare zitto. No. Ora deve stare zitto. No, signor Guarracina, sono temperato a questa tarantella. Ma che cosa è temperato lei? Ma cosa è temperato lei? La macchina da scrivere l'avevo io, Procita. Procita. E genovese da quell'altra parte, ad ogni modo nell'istituto, almeno nel braccio dove stavamo noi, stavano 3-4 macchine da scrivere. E addirittura quella di Procita, quando ce ne servimmo per scrivere un determinato documento, noi la notte la volevamo rompere e io l'ho sconsigliato, no, perché la macchina è registrata, che poi non la trovano in circolazione e nasce un sospetto ancora più forte. Le macchine aveva più di una persona. Lei sta dicendo un sacco di menzogne, Pandico. È lei che Pandico, sta dicendo. Pandico, io chiedo al signor Presidente affinché si accerti di questa circolare. Sì. E allora, non vado avanti con le menzogne. Ma non parliamo delle circolari di Ascoli Piceno, per cortesia. A chiedere qualche accertamento. Abbiamo mangiato quei cani e che i porci là sono entrati. Che cosa vuole dire? Signor Presidente, esiste questa circolare. Pandico dice che ce l'avevano tutti ma quanti. Ma addirittura c'è un particolare, signor Presidente. C'è un particolare che è dalla procura di Saluzzo, cose che si può constatare. E mi pare che c'era proprio lì in quel periodo. Mi dovevano comunicare, non so, una carta di causa. Io per non scendere mai dal primo piano per andare, dal secondo piano per andare in matricola, il tribunale di Saluzzo fu indotto a imporre al direttore con una lettera, che il direttore mi chiamò, che anche lui dissuadò ormai, che io do per prendere questo foglio. Lei lo sa benissimo ad Ascoli Piceno, signor Guarracini, cosa? È inutile che se ne esce. Cosa? Tutti gli intrallazzi tra lei e Chiariello, lo sa benissimo. I soldi Pandico, che ha avuto Pandico, il io con Chiariello non ho mai avuto niente a che per fare. Per favore, signor Guarracini. Perciò lei mente continuamente. Ma lei si rende conto che sta mentendo continuamente? Causa, ma non sono quasi due anni. Allora, Pandico, si ricorda quella volta quando lei pretendeva delle guardie che a lei la chiamassero per nome, io la richiamai e disse: Pandico, lei la deve smettere. Ma questa deve essere qualche barzelletta di sezione, per cortesia. Barzellette, allora possiamo chiamare alle guardie se sì, per questo. Ma chiami anche a disabito, chiamo un altro guardie. Ma possiamo, può andare? Le richieste ce le farà il suo avvocato. Avanti, un altro. Ha dato atto di qualche cosa, che rimangono sulle stesse posizioni. Sarà il suo avvocato che ci chiederà determinati accertamenti. No, avvocato, non so che cosa. Avvocato, è diventato litigio alla fine. Sia un poco più attento, forse io neanche l'ho capito. No, e non fa niente. Lui non voleva scendere, per questo il tribunale indusse, fece presente al direttore che doveva scendere. C'è la difesa di Guarracino che deve capire, non la difesa di un altro imputato, la prego. C'è la difesa di Guarracino che pretende in aula. Direttore. Loro lo sanno, io non sono mai, mi auguro che non sono inopportuno. Noi qui siamo anche per voi state qua anche per valutare il tenore generale della noi abbiamo sentito per ultimo una certa affermazione che deve fare la difesa di Guarracino, non la difesa che stiamo valutando il non ho sono quasi 10 udienze e stiamo valutando il test e comunque sì, noi stiamo andando avanti. No, prego, la difesa. Prego, che è successo?
Ma il pubblico ministero non è lui che ha condotto il dibattimento. Ma esprime dei pareri che noi assolutamente non possiamo accettare, cioè vorrebbe costringere la difesa in determinati alvei. Ma no, ma sono io, non è solo la difesa del signor Guarracino che ha interesse a dimostrare che il signor Pandico dica una menzogna. No, il pubblico ministero ha fatto presente che non era lui, il difensore di Guarracino, avvocato. Piano metodologico proprio di contrastare vivamente l'assunto del procuratore della Repubblica. Presidente, comunque le chiedo scusa, dica no, pubblico ministero per favore basta. Piano metodologico non mi deve riprendere. Portatelo qua. Perché la bocca non avvocato per favore poiché è un problema di metodo ritengo mio dovere sottolineare questi aspetti metodologici dell'intervento del pubblico ministero. Che mi si mandiamolo. Ma non lo so se domani. Se non ce la facciamo, lo facciamo domani. Qualsiasi cosa vuoi. Avete il microfono. Siete arrivati già, avete il microfono. Va bene, allora portiamo lui e portiamolo un altro. A quello successivo, quindi va per ora depennato. Signor Presidente, mi consente, non per appagare la curiosità, qua a fare il nostro dovere. Allora queste polemiche non servono a niente. Non è una polemica. Ma lo sappiamo che siete qua per fare il vostro dovere, è logico, no? E anche noi, tutti quanti siamo qua per fare il nostro dovere. In questo momento non stanno trattando posizioni di miei assistenti. Per valutare l'attenzione, mi dà un abbiate pazienza, comunque, qua siamo in sede di confronto. Per valutare ma noi da ogni parte, da ogni affermazione... Possiamo dedurre degli elementi di valutazione. Può dedurre tutto quello che vuole, avrà un lungo tempo in discussione per fare tutte le deduzioni. Dobbiamo pure creare gli elementi per poter discutere, sennò ma gli elementi sono quanti Presidente, io faccio osservare al tribunale, che testo udienze soltanto con parti. Sono Presidente, mi consente umilmente, signor Presidente. Abbiamo sentito, vogliamo capire, perché noi dobbiamo pur capire. Avvocato, siamo certe soltanto cose. In sede di confronti. E siamo in sede di confronti, ma siamo in istruttoria dibattimentale. Comunque quel particolare che dice lei, ecco, voglio capire. È questo, Pandico ha spiegato che praticamente, siccome lui non voleva scendere, va bene? Sì. E quindi non si riusciva a notificargli questo atto da parte del Tribunale. Il Tribunale fece pressioni sul direttore, il quale lo mandò a chiamare affinché scendesse per poi prendere questa carta. Vabbè, questo vogliamo dire. Il tribunale, quale tribunale? È così, Pandico, no? Ho capito bene. Avvocato, per cortesia, portate voi il registratore, così se ve lo sentite poi. Il tribunale. Quale tribunale? Avvocato, per fuori, adesso è finito il confronto. Tribunale di salute. Il tribunale di salute. Dopo 4-5 volte che mi mandò questa notazione, non ci sente. Fece una lettera al direttore. Ma avvocato, non stiamo facendo domande, stiamo attendendo un altro imputato che deve fare il confronto. Mi consente, signor Presidente, sono delle richieste che sono conseguenti al confronto che è stato fatto qualche secondo fa tra Pandico e Guarracino. Prego. Almeno questo io vorrei che il Tribunale disponesse questo accertamento. Un attimo solo. C'è una richiesta istruttoria. Se e quali altri detenuti possedevano una macchina da scrivere. Già risposto, avvocato. No, l'accertamento. Tribunale, questo non è la domanda. Va bene. Siamo in sede di confronto, non faccio domande, signor Presidente. No. Chi fece il rapporto circa il ritrovamento delle armi al carcere di Ascoli Piceno? Questo è l'accertamento che secondo me va fatto, perché io so tranquillissimamente che il rapporto per il ritrovamento delle armi venne eseguito proprio dal maresciallo Guarracino. Quindi è una cosa molto ben diversa da quella che racconta il signor Panni. E poi vorrei che il Tribunale accertasse, cioè ordinasse l'acquisizione finalmente agli atti dei registri che documentino le perquisizioni effettuate sia dagli uomini esterni, e parlo dei carabinieri in quel periodo, sia dai sottufficiali in servizio al carcere di Ascoli. Stessamente il periodo, avvocato. Prego? Il periodo, se può precisare il periodo. Siccome qui c'è ampiezza di periodo e il demerito non è mio, quindi io sto alla ruota, consigliere Fiore, il periodo in cui c'è stato lui, insomma,
per tutto il periodo in cui Bandico è stato detenuto da Ascoli Piceno. Dal 7 agosto 81 al 3 giugno 82. Dal 7 agosto 1981 al 3 giugno 1982. Grazie. Allora, il pubblico ministero, va bene, il tribunale si riserva. Devo comunicare che anche il successivo... per ora ha rinunciato. Adesso le do subito il nome, eh? Allora neanche va bene la scheda mia, non bisogna prendere un altro. Pandico, allora c'è qui un altro coimputato che nega tutto e voleva il confronto. Lei conosce questo signore? Sì. Chi è? Trattasi di Starace Carmine, calabrese appartenente alla vecchia 'ndrangheta che passò con l'NCO, cioè come quella schiera di calabresi. Starace o Gerace, una cosa del genere. Gerace Carmine. È Gerace Carmine lei? Gerace Carmine. Allora, Gerace, allora, che cosa vuole dire? Dunque, io quello che devo dire, signor Presidente, devo dire che questo signore qui mi accusa di cose che io casco delle nuvole, in quanto... Senza Pandico, tutto si casca dalle nuvole. La finisce con questo E. Tutto si casca dalle nuvole. La finisce questo E. Perché questo E non ci sta. Bisogna bene. Di dove si casca poi. Dunque. Quando si casca dalle nuvole. Pandico, secondo lei, Pandico, io sarei un camorrista, no? Come? Secondo lei, io sarei un camorrista. Secondo la camorra. No, secondo lei, perché secondo lei la camorra, non secondo lei mi sta accusando di camorrista. Io mica non sto accusando la camorra. Non so secondario, secondo la camorra. Di questa camorra, non so cosa significa. Signor Gerace, guardi. Dica. Facciamo il barzelletto. Cosa? Quale barzelletto? Ma ha fatto lei? Ma non facciamo scherzi, per cortesia. Dunque, io contesto che non sono camorrista. Non sono un 'ndranghetista come lei me l'ha definito. Poi, un'altra cosa da contestare, non ci ho fatto mai portacortello a lei, non ci ho chiesto mai pistola a lei, non ho fatto mai l'accattone come l'ha fatto lei. L'accattone? Sì, perché lei mi ha definito a me, e che poi, io la sua camorra mi ha dato da mangiare, quando io proprio non ho bisogno, proprio lei mi faceva la mano, come fanno certi imbecilli dietro le gabbie qua, vengono qua, ritrattano, poi vengono e mi baciano la mano. Pandico, per piacere, state un poco, fate parlare. Ma per cortesia, Pandico. Per cortesia, che vi ho tirato dal fango, specialmente a voi della Calabria. Pandico, state un poco zitto e fate parlare. Comunque, tenga le domande. Quindi, io non sono un camorrista, ho fatto mai parte della sua camorra, ripeto. Non ci ho chiesto mai portelle, mai pistole. No. Lei se si ricorda ultimamente... Aspetta un momento, scusa un momento. Sì. Mi dovrebbe dire quando io ho partecipato alla rivolta di Ascoli Piceno. Ecco, questo qui è molto importante, mi interessa. Quando ho fatto sequestro su Napoli, estorsione su Napoli. Mi deve puntualizzare questa data, chi l'ho fatto e quando l'ho fatto. Questo. Si deve fare. Che lei perché dice... Scusi, se io ho commesso un reato, qui c'è un tribunale, io voglio pagarlo questo reato. Un attimo, per quanto riguarda i cortelli, ora le ricordo subito. Quando lei venne, mi pare, da un processo da Reggio Calabria, dove fu, che poi a Roma per fare un favore a Zinino fu ucciso un calabrese nei pressi di Roma, proprio in quel periodo. Come, non ho capito, scusi. L'ho seguito, ora mi segua per cortesia. Lei chiese il cortello allora all'imperatrice, l'imperatrice mi disse a me se si poteva dare il cortello. Era un po' tentennante perché fu proprio dopo la partenza di Cutolo. Era un po' tentennante allora il fatto. E io gli feci dare un cortello piccolo, una molletta 12, una cosa del genere. Per quanto riguarda poi la sua appartenenza all'NCO, non è stata un'appartenenza che è entrato nell'NCO, è quella schiera di indranghetisti che facevano capo ai Bellocco tramite il supervisore Cancemi, che passarono nell'NCO. Chi sarebbe Stucangemi? Che? Stucangemi chi sarebbe? Per cortesia. No, per cortesia, lo dico al tribunale, non mi devo dire, ma chi sarebbe Stucangemi? Per favore, facci pensare. Scusi, Presidente. È come un domani a dire chi è il capo dello Stato. Chi è Stucangemi? Lo sa di cane e di porci in mezzo a... Ma io non lo so, scusi, io non lo so chi è Stucangemi. Lo sa chi è Stucangemi. Per quanto riguarda poi...
la nostra la sua appartenenza, è inutile che perdiamo tempo. Basta dare uno sguardo in tutte le cose, signora, alle socialità che si effettuavano insieme, dai registri, tante cose. Questo stava addirittura, mi ricordo, che lui intervenne, si prodigò pure al fatto di far prendere quel calabrese d'obbligo di svuotare questa cella e si chiese il permesso ai calabresi, perché essendo un calabrese, pur essendo a noi legalizzava un senso di rispetto, fu proprio lui con Zinino che parteciparono a questa di fatta roba fatta in acca a Cipacenza. Gli ho fatto la roba e voi dite, mettevo a posto un calabrese, mettevo a te. Proprio siete, a te mettevo voi. Siete un camorrista... Vai, un tranquillista passato con noi e... Siete stato fedelissimo, siete stato un uomo di una certa fiducia. Certo. Poi per quanto riguarda l'accattone, lei lo sa benissimo che vi abbiamo un po' sfamati ad Ascoli. Possa via, non ho mai bisogno di niente, di nessuno. Ad Ascoli spucciava. Niente, di nessuno ho bisogno. Io ho 3.000 soldi, bisogno della mia famiglia sul mio libretto io. Sì, sì, vabbè. Sì, bisogna vedere quale famiglia. Vediamo altro. No, signor Presidente, scusi. Ah, vediamo. No, tenetevi un po' qua. Sì, signor Presidente, il discorso è questo. Lui deve dire quando io ho fatto questa rivolta ad Ascoli. Quando lei ha io fatto... Io ho fatto la rivolta ad Ascoli vicino. Glielo chiedo a lei, ma... Quando ho fatto questa rivolta ad Ascoli vicino? Quando ci fu prima della morte di Matteo, non ci fu proprio una rivolta, ci fu una protesta in massa che rimasero tutti nei chi nelle sale convegno, chi nei passeggi e via di seguito. Cioè, la rivolta non si maturò al punto totale di violenza, ma mise in preallarme le guardie che vennero tutti con i manganelli, con i scudi... e qui caschi in testa a partecipare. Stavamo nella sala convegno, stavamo io, lei, Di Matteo, che cercavamo anche di parlare col turco allora, di mandare l'ambasciata al turco là che stava isolata dietro le spalle nostre, e lei ha partecipato anche. Ma quale proposito l'abbiamo fatto sta protesta? Quale proposito? Perché cosa l'abbiamo fatto? Ma sono state fatte due o tre tipi di proteste. La prima inizialmente fu fatta quella per il fratello di Valanzasca, che stava alle celle isolate, che il Valanzasca si rivolse a noi di adoperarci in maniera energica, dimostrativa verso la direzione. Poi un'altra protesta avvenne quando subentrò una circolare che tolsero i pacchi tra famiglia detenuta e che misero addirittura nei colloqui i vetri blindati, una cosa del genere. Fu proprio in quell'occasione, quando tolse proprio i vitti, i generi alimentari che non potevano entrare né crudi né cotti. Furono in queste due occasioni. Lei è stato ad Ascoli, ha fatto sempre ogni qua volta socialità con noi, le abbiamo dato i cortelli quando le sono servite. Voi avete servito a noi e noi avevamo servito a voi. Presidente, io ad Ascoli, socialità con queste signore napoletane non ho mai fatto, risulta di registri, qui ci sono guardie, fermate verso la direzione. Per quanto dice lui che io avrei fatto la protesta in quella data, io mi trovo in altre carceri, accertatevi. Ci sono state due o tre proteste. Ci sono state due o tre proteste. Lui dice che io quel giorno che è stata la protesta ho fatto con il fratello di Valanzasca, e il fratello di Valanzasca ha fatto una protesta, io mi trovo in altre carceri. Ma c'è stata anche quella seconda dei vetri. Chi è questo signore? Quale bugie? Ma non ci sta raccontando che c'è il morale. Voi siete più sicuri che sapete benissimo... A quante stanze stava distanza dalla mia? Io non avrei vergogna. Non possiamo registrare così. Io non avrei vergogna ad ammettere se avrei fatto parte a un'organizzazione di qualsiasi genere, dire sì, io sono questo, ho fatto questo, mi accetto la mia responsabilità. Quindi io non l'ho fatto e le rinnego queste cose. Mi ripugno che questo signore mi definisce un camorrista. Io non sono un camorrista. È un dranghetista. Cioè io non sono nemmeno un dranghetista. Un dranghetista, come lei definisce. Sì. C'è sempre stato... L'hai fatto un passo di qualità, secondo lei, io. Vuole dire che conti sia la corte quante stanze stavamo di distanza? Ad Ascoli. Lei sta dicendo che non ha fatto mai socialità. La corte, la prego, siamo forme verso i carceri di Ascoli. Lei sta dicendo che non abbiamo fatto mai socialità. Non ha fatto mai socialità a questo signore. Altro da contestargli. È innocente, non sa bene, niente saccio, niente via. Faremo questi passi. Signor Presidente, volevo chiedere una cosa, dove sono qui. Siccome che io il 27 mi inizio un processo, se entro questa data prima del 27 faccio i confronti a questo d'amico che mi accusa, che sono andato d'accordo in caserma d'amico, incarnato non lo possiamo fare, incarnato non lo so, domani forse vediamo.
se poi vediamo. Vi chiedere una costa per rientrare in questo carcere per fare questo processo. Eh sì, c'è ingannato ancora che l'accusa d'amico non parla. Se mi può anticipare. Vediamo domani se è possibile. Se è possibile domani. La ringrazio, signor Presidente. Allora, un altro. Ma stia zitto, si assume le responsabilità piuttosto, invece fa sti barzellette. Calma, calma, Pantico. L'NCO è finita, ma... è finita, mettetelo in testa. Ma Pantico, si calmi, sta perdendo i nervi, che è questo? Sia calmo, Pantico. È stato calmo, siamo alla fine, non si preoccupa. Un poco, un ultimo, saltano gli altri, si dependono gli altri due. Sono assenti, hanno rinunciato. Sì, sì, va bene. Barullo, sei tu proprio. Poi glielo spieghiamo dopo il camerino. Allora, Malivinti, Rossi e Barone non si tengono. Va bene? Perché se ne sono andati, e Barone non è accusato da parte, ma è inutile proprio. E hanno, se ne sono andati, quindi rinuncia a comparire e rinuncia anche al confronto. Per male vinto, ve lo spiego. Più o meno. Allora, Pantico, abbiamo qui un altro signore che le ha accusato e che vuole delle giustificazioni in proposito. Lei lo conosce? In questo momento in verità mi sfugge, non è una faccia nuova, mi sfugge il cognome. Ricominciamo lì. Mi sfugge il cognome. Sempre voi, sì. Allora, non ricordo chi è. Come? Non ricordo chi è. No, non è una faccia, ma mi sfugge il cognome in questo momento. Allora, si ricorda che qualche cosa, qualche soprannome, qualche cosa di lui? Qualche riferimento, ha partecipato a qualche cosa di particolare? Partecipato? Allora, vediamo. Ha qualche attività in particolare in favore dell'NCO? Se sto dicendo non è nuovo, mi sfugge il cognome. Tante fatti partecipato all'NCO. Vediamo se l'istruttore ha dichiarato qualche cosa. È probabile che non l'ha proprio. Ok. Pantico 87, 115, 341, subito troviamo. Soltanto se l'ha riconosciuto. Avvocato, questo poi non lo faccio più. Non si ricorda, glielo vogliamo far ricordare. Lo voglio bene. Calma, avvocato. Non impedite all'avvocato Baccioli di fare di svolgere il suo mandato. No, io volevo sapere soltanto se l'aveva riconosciuto. Ecco qua, aveva detto lo riconosco io. No, neanche. Ecco io ricordo. Ne ha parlato, però non ha mai detto se lo conoscevo o meno. Quindi a ma pagina... Ma per caso. A pagina 115 retro. Ma si tratterebbe... Vabbè, comunque, insomma, questo signore, lei dice qualche cosa, mi ricordo, però non sì, posso ma dire... Ma si tratterebbe per caso di verde oliva, verde ramo, una cosa del genere, verde oliva. No, no. Adesso io glielo dico e vediamo... Vuole dirgli qualche cosa? No, niente proprio. Abbiamo, quindi ne ha parlato a pagina 115 retro, ne ha parlato ancora a pagina 141, però in effetti non è che abbia fatto un riconoscimento. Bisogna di vedere le foto, eccetera. Siccome è un confronto, diamo atto che lui non lo conosce. Vabbè, non lo riconosce e quindi se ne può andare. Anzi, per curiosità, chi è che non mi ricordo un nome? Adesso dopo lo dico. No, se ne è andato. No, vabbè, lui ne ha parlato in due occasioni. Allora si tratta di Gesù Salvatore, lei lo conosce. Non lo conosceva personalmente.
Sì, ho capito, il sarto, la sì. Si ricorda. Però ha dimagrito parecchio, Ah? Passava quasi 90 kg. Vabbè. È dimagrito parecchio. Ne ha sentito, ma non è che... No, siamo stati pure a Pienosi insieme. No. Siamo stati anche a Pienosi insieme. È dimagrito parecchio, pensavo 92, 93 kg. Comunque in occasione del confronto io non posso fare niente. Sì. È negativo, avvocato. Punto rilevante nel quale il Pandico non solo è in disaccordo con Ghido, ma sembra sia in disaccordo con altri. Quindi a questo punto il confronto debba proseguire su qualche circostanza, perché Ghido non l'ha riconosciuto. L'altro se l'è guardato bene dall'intervenire. Che Ghido è stato affiliato in ASCO e in Pianosa. Gliel'ho chiesto io personalmente se voleva chiedergli qualche cosa. Ha ritenuto sufficiente. Ci sono vari che ha ricevuto, c'è tutto. Sono contentissimo, ha detto me ne vado. Io più di questo che posso fare? Perché è una scelta sua, avvocato. Allora. Ancora presto. No. Che è successo? Perché domani è domani, vabbè. 800. Ma sono le 3:10. Venerdì 17. Che ci mette? Anticipiamo 800 km in 48 ore. Sono un po' duri. Se riuscissimo a finire oggi, lei domani si risparmierà. Ma io sono per il barzelletto, no? Ne abbiamo una decina. Se lei ce la fa, ci leviamo il pensiero, così domani si riposa. E va bene? È vero, no? Allora, Pandico, ci vuole riposare un poco? Sì. Si riposi un poco. Facciamo questo qui e poi... Dunque, per questo successivo non vi do ancora il nome perché era un'aggiunta alla cosa. Dopo vi do il nome. Allora, il signore lo conosce o no? Ma vedete, qui si stanno... Chi si è dimagrito, chi si è cresciuto il baffo, questo non sbaglia, è Turci Bruno. Ma allora hanno cambiato l'elenco pure a me, come è stato fatto? Io gli ho da dire l'elenco. Che dopo chi se me ne trovo un altro. Allora, lei è Turci Bruno? No. Va bene, questa avete copiato un poco, la fotocopiatrice ha portato un nome in meno, vabbè, non fa niente. Allora, pure è stato accusato da lei di essere camorrista, di aver svolto determinate attività in favore dell'NCO. Vabbè, con calma, se ci riesce bene. Signore della Corte, parecchi di questi qua, in maniera molto marginale, mettiamo... Quei ragazzi che allora stavano con noi sono stati e capaci, sono persone che addirittura ha un certo Verdolino, mai visto un Verderamo, lo vedi, che scrivevano, si vedevano le fotografie di sfuggite, si vedevano questo. Io questo è roba dell'Art Italia, roba della banda Genovi, quelle zone là, anzi l'avevo preso per Turci Bruno addirittura. Comunque, lei ha chiesto il confronto, voleva fargli delle domande, voleva contestargli qualche cosa. Sì. Volevo chiedere per prima cosa dov'è che mi hanno fedelizzato. Allora, possiamo dire lei chi è? Sì, sono Chiti Cesare. Chi di Cesare? Sì. Chi di Cesare? Va bene. Appuntato, praticamente c'era un altro nell'elenco rosso che non è uscito nella... No, è mica colpa sua. Non è colpa sua, non si preoccupa. Allora, ma comunque strano che non mi conosca, perché mi ha visto un anno fa a Nuoro quando è venuto vestito, che ha detto che era vestito da generale che accusava il PM, dove io ero accusato per banda armata. Vuole dirgli altro? Sì, dove sono stato fedelizzato e quante volte mi ha visto a me per in giro per i carceri. Allora, perché ci conosciamo da vecchia data. Per quanto riguarda la fedelizzazione, se non vado errando, il Chiti è legato, il suo responsabile dovrebbe essere
Tonino Costa, il catanese. Per quanto riguarda la fedalizzazione, queste cose che si è andata a perdere perché... Ma so, Patrick, la questione è questa, lei non lo conosce proprio, per sentito dire... Sentito, l'ho conosciuto tramite fotografie viste di sfuggita all'interno però, dell'organizzazione, così se ne è parlato di tanti fatti con questo. E non so, non voglio errare, se anche lui faceva parte di quello, di quella traduzione quando il Medda doveva fare l'evasione da Ascoli Piceno, non voglio errare su questo. Poi per quanto riguarda che io sono stato a Nuoro vestito, non è vero nulla, è tutta una menzogna cotoliana, non sono stato mai vestito né da generale dei carabinieri e né da generale di qualsiasi cosa, è tutta un'invenzione, signori, togliete questi barzelletti dalla testa. Guarda, io non è che vengo a raccontare barzelletti, è un io camorrista legato ai genovesi che faceva parte del blocco dei catanesi legati tra i genovesi all'NCO. Vabbè, vuole contestare gli altri? Sì, sto dicendo che io non dico barzellette perché sono tutte cose messe a verbale, qua c'è l'avvocato Baccioli che era presente, che ha detto lui, ha mandato anche quattro lettere alla corte con fogli in bianco del dottor Norfo che accusava due fratelli. Non è vero. Fratello e sorella. Quelle lettere c'è Floris. Un top segreto sopra, c'è un top segreto messo dalla corte di Assise. Vabbè. Comunque, non è vero che si accusava o non ci accusava. Cioè io lo conosco, parte fatto che lo conosco. Aspetti. Le lettere alla corte si è in camera di consiglio bianchi, e dopo un'ora di camera di consiglio ci ha messo il top segreto per alcuni fatti altro... che riguarda la magistratura di Sardegna. Chidi. Ho chiesto dove sono stato fedelizzato, non l'ha risposto a questa domanda. Il suo responsabile era Costa, so che era Tonino Costa. Lei ha ricevuto dall'organizzazione? È facilmente riscontrabile, non ho mai conosciuto questo Costa, non l'ho nemmeno mai conosciuto. Beh, è stato parecchi incontrato che, nel carcere. Parecchi che mai hanno avuto contatto con Cutler, eppure sono fedelizzati. Un'altra domanda, gli può chiedere quante volte mi ha incontrato per i carceri? Glielo chiedo, l'ha mai incontrato? No, ma forse siamo stati in qualche carcere insieme, così. Ma non ricordo con precisione, se è stata Tascoli, se si può ricordare... o Volterra. Si può ricordare quando è stata Volterra, che io ho sentito qua in aula che sapeva fatti di coltellate qua là. Io sono stato a Volterra e mi ricordo che questo personaggio qua era alle celle insieme a degli altri infami, cioè pertanto non poteva sapere cose. Signori, che sapevano i bravi ragazzi. Allora, questo infame del meriggio del 1985 si può prendere visione dai registri di Volterra, sono vecchie queste barzellette, ci stavo questo qua, sono vecchie. Io a Volterra ormai, prima non mi conosceva, ma isolato, nessuna parte. Prima non mi conosceva, adesso mi chiama Cesare. Ma l'ho visto per cortesia, siete dei scagnozzi che sfuggivano all'attenzione verticistica. Avevamo il vostro responsabile, che era questo Danilo Costa. Mica ci mettiamo a fare tutto il tarantello che passavano sotto. Poi siete stati dei mercenari, poi siete venduti. Vabbè, comunque personalmente... ben poco lei le ricorda. No, però sa uno fa parte di quella banda dei genovesi. Di quella banda dei genovesi. Che fra l'altro faceva parte Turci Bruno, lui, Tonino Costa e altri 7, 8, 10 che erano legati all'NCO. Ma non lo dice i vagli che ha ricevuto questo? Ecco, appunto, dei vagli. Sì. Cioè, visto che sì, i vagli sono registrati. Fate fare gli accertamenti, come l'accertamento anche della vecchietta, che si vogliono mantenere sull'informazione dei carabinieri. Io l'ho mandato ad Ascoli, specialmente a quello, quasi un 6-7 milioni di vaglia. 6-7 milioni di vaglia. Questo non si vede, questo. Ma voi pensate che la Camorra dà i soldi così per beneficenza? Dà neanche un cane, ma va a cotto senza niente. Vabbè. Comunque senta, le sto dicendo, io vaglia non ho mai ricevuto e ci sono è già riscontrato. E l'avrà ricevuto il suo responsabile, gliel'ha girato, per cortesia. Cioè, i soldi sono stati versati. Chi li avrà ricevuti? Costa? Dove almeno per quello che ricordo, per questa batteria dei genovesi, il responsabile era Costa, perché noi avevamo inizialmente affiliato il Dongo, cioè il Dongo dava un controllo, che poi il Dongo si è venduto per 200 milioni ad Amaturo e passò con... Quindi guardi che sta facendo confusione perché... Sì, qua si fa tutto confusione, qua si fa tutto.
Perciò stiamo a fare il processo, per chiarire. Dica, dica. Vada avanti, io stavo seguendo quella. Sto aspettando il presidente. Allora, che ci sta un incidente in aula, perciò sì, era un sì. Poco... Va bene, allora... Dica. Pandico. Allora, comando. No, io ho sentito i quattro riunioni che ha dato Dongo. Mai... La sua tesi è talmente sterile che dice stava al reparto cella con gli altri infami, signori, guardate solo da questo e poi prendete conto di tutto. Allora, che voleva dire? Sì, vabbè, a parte quello, comunque penso che ne accerterete, spero. Un'altra cosa, quante volte mi ha visto ad Ascoli? Quante volte l'ho visto ad Ascoli? State calmi, adesso arriva il medico là, ce l'ho mandato a chiamare. Calma. Prego, prego. Allora, quante volte l'ho visto ad Ascoli? Ma ad Ascoli non ricordo con esattezza quante volte, due intravisto, due o tre volte, perché ve l'ho detto, quelle che ci davano conto a noi sui genovesi erano i genovesi di una certa rilevanza, come allora avevamo Dongo proprio nel braccio con noi. I scagnozzi li avevamo tutti in un altro braccio. Comunque io ero in cella con Dongo. Lei? Io ero in cella con Dongo. No, quando sto parlando io, il Dongo stava in cella con Vincenzo Capacotta. Mi ricordo che c'era in cella... C'era Meteo Morra, fecimo compiere a Morra per far venire a Dongo nella sezione con noi. Quando sono arrivato io, con chi è andato Dongo? Vabbè. Dongo, Manolo, mi mette a seguire poi gli spostamenti delle celle che faceva. Allora chi ti dice bugie, insomma, questo è quello che volevi. No, ma ho chiesto quante volte mi ha visto al carcere di Ascoli Piceno. Questa domanda lui ha tutti i particolari, tutte le sue... Le signor, sue sceneggiate. Io sto facendo presidente. Delle domande precise. Ha basta. Detto che non può essere signor sì presidente. O no? Vorrei che le vostre signorie tengano presente di questo particolare di Ascoli Piceno. Quando nel corso istruttoria fu chiesta un'informativa alla direzione del carcere di Ascoli Piceno, da quanto tempo stavi ad Ascoli? E comunque dobbiamo sospendere un attimo, a questo punto qua, sto seguendo là. Non riesco a seguire quella. Sospendiamo. Ma sospendiamo la deve contestare. Allora, vabbè, che cosa volevo contestare ancora? Volevo sapere quante volte vi siete visti. Ve lo ricordate quante volte l'avete visto? Ma l'avrò visto due o tre volte così. Un particolare. Sto dicendo quante volte disse, cioè una volta, due volte. Nel carcere di Ascoli, se sono arrivato una volta, sono partito, sono ritornato, quante volte nel giro di due o tre anni mi ha visto Ascoli? Quante volte lui ma è stato due anni? Innanzitutto io non sono stato né due né tre anni ad Ascoli. Un anno, io non ho la memoria tua perché non è che... E l'avrò visto, travisto un paio di volte così. Avvocato, scusa. Tenga presente questo particolare che le stavo... Sì. Che cosa? Altre. Altre contestazioni. Quando mi risponde, quando mi risponde a quelle che le faccio man mano, non è che posso. Non è in grado di rispondere, gli dica quale. Allora sospendiamo un attimo. Sospendiamo un attimo perché ci sta uno lì che non si sente bene. E il medico viene subito comunque. Chi è quel l'imputato lì? Chi è Radunanza? No, teneteli qua, tra due minuti torniamo. Sì. È il cliente suo, avvocato Visore. Ah? È Radunanza quello che... Va bene, sospendiamo. Radunanza, presidente. Presidente, signor presidente, chiedo scusa. In un'altra occasione Radunanza si è pure fratturato un braccio. Io ritengo che in queste condizioni Radunanza non può più seguire il processo. Avvocato, ho fatto venire il medico. Pandico. Allora, per quanto riguarda la Radunanza, in effetti è stato preso da malore, almeno accusato malore, pratichi Mexico, Dex, eccetera, e dopo terapia si è ripreso e può presenziare. E quindi possiamo proseguire oltre, anche se adesso arriverà la rinuncia. Avviene subito, ancora non ho fatto venire... No, devo darlo loro. Una lui.
sì, e sta facendo le prenotazioni. Guardi che l'altro un po' di pazienza, ne abbiamo soltanto tre. Parliamo, anzi, siete voi che dovete avere pazienza con me. Purtroppo capitano cose più... Siete voi che dovete avere pazienza con me e con altri. Calma, calma. Allora, stavo parlando, Chisu, quindi praticamente le contestazioni... Chiti. E Chiti Cesare. Signor Presidente, chiedo scusa un attimo. Ma prego, avvocato. Presidente, lei comprenderà il mio disagio. Prego, io ho notato che dal certificato allegato in questo momento, per quanto riguarda la possibilità di presenziare, ha un'altra grafia. C'è firma di un medico? Sì, Presidente, è scritto con un'altra penna e con un'altra grafia. Allora a questo punto io faccio una richiesta, che siccome sta scritto firmato Abate, chiedo che il Tribunale convochi qui il medico perché lui dica al Tribunale se Radunanza è o meno in condizioni di assistere al dibattimento. Mettiamo a verbale. Ecco, allora io faccio rilevare questo fatto, che dal certificato allegato agli atti, la dichiarazione con la quale si assume che Radunanza si è ripresa e che può presenziare è scritta con altra grafia. Va bene. Altro avvocato? No, niente, Presidente. Vabbè, il pubblico ministero deve osservare qualcosa. Non ho capito, ma è firmato dal medico, il medico non lo so, ha detto che un lasso cardiocircolatore si pratica in questo e quell'altro, poi praticata terapia, si è ripreso, può presenziare. Ah, quindi un certificato medico certificato normale? Certificato medico. No, ma allora è il caso che il pubblico ministero prenda visione di quel certificato, in modo che ci tranquillizziamo un poco tutti. Avvocato, quando io ho visto la pressione, dalla pressione già risultava che poteva presenziare. Signor Presidente, questo imputato si è già fratturato un braccio e non riceve cure. Ormai è nota al Tribunale la sua gravissima condizione di salute. È stato preso da malore in più occasioni. Noi della difesa sentiamo sempre dire che è in condizioni di presenziare, ma a questo punto io credo legittimamente e in piena coscienza devo sollevare dei dubbi. Va bene, ma soprattutto perché quel certificato, quella dichiarazione in cui c'è scritto che Radunanza può assistere al dibattimento è scritta con un'altra penna e con un'altra grafia. Va bene, e sentiamo il pubblico ministero cosa dice. Presidente, mi sembra che ha emesso un'aggiunta, dopo terapia si è ripresa e può presenziare, cioè è stata aggiunta dopo, però il medico ha assunto la paternità dell'atto sottoscrivendo, il dottor Abate è sottoscritto. Se lei ritiene che questo certificato è falso, faccia la denuncia. Per me questo è un certificato che viene dalla direzione del carcere, è un certificato autentico, nessuno aveva interesse a modificare questo certificato, per cui noi possiamo andare tranquillamente avanti perché c'è un certificato autentico che ci dice che il signor Radunanza Giuseppe può legittimamente assistere al dibattimento perché è in condizione di presenziare al dibattimento. Quindi è inutile chiamare non si è mai chiamato un medico a conferma di quello che ha scritto. Quindi se lei ritiene che è stato fatto un falso, io non voglio procedere all'ufficio perché per me non è stato fatto nessun falso. Comunque faccia il suo bravo esposto alla Procuratura Repubblica, faremo la perizia psichiatrica. Procuratore, ma c'è una manomissione, non parlo di manomissione, c'è certamente qualcosa che non va in quel certificato. Guardi, noi dobbiamo dire le cose bene, è inutile che ci giriamo attorno. Lei dice che questo certificato è falso. No, io sto dicendo, io faccio rilevare solamente al Tribunale. O è vero o è falso. Procuratore, io faccio solamente rilevare al Tribunale che abbiamo agli atti un certificato in cui è riportata la diagnosi del malore e che con grafia e penna diversa è scritto su quel certificato che Radunanza può e si è ripreso e che può presenziare a questo dibattimento. Ora è chiaro che io in qualità di difensore mi debba preoccupare se effettivamente questo imputato è o meno in condizione. La sottoscrizione del medico sta dopo. Ora, siccome ha messo a verbale quello che deve. Mi oppongo perché è sottoscritto dal medico. Il Tribunale ha ritenuto che dal certificato risulta inequivocabilmente che il Radunanza è in grado di presenziare al dibattimento, essendosi ripreso dopo terapia. Il getto all'istanza dispone di procedersi oltre. Ha rinunciato ulteriormente? Poi mi fate avere. Bene. Benissimo.
bene. Allora. Comunque, allora, benissimo. E si dà atto che è pure tornato in aula. Numero 12, va bene. Allora, Chiti, lei voleva contestare qualche cosa ancora al Partito? Io ancora non ho... un poco perché seguivo lì. Allora, dica. Io ancora non ho avuto una risposta, sto aspettando. La prima domanda che ho fatto, siccome si scende sempre nei particolari delle cose, io vorrei sapere, ho chiesto... se può saperlo, fammi sapere, perché mi interessa pure a me, fra l'altro, che a voi, perché io ho tre ragazzi e non me ne frega niente della condanna. Mi interessa sapere da chi sono stato fidelizzato e dove, cioè, così almeno lo so anch'io. Bandico, lo sa da chi e dove? Se non vado errando, ribadito prima e ripeto ora, che il Chiti, il responsabile di Chiti, dovrebbe essere, uso il condizionato perché... Antonino Costa. E già l'ha detto. È uno. Per quanto riguarda poi, perché mi pare che abbia aperto il carosello con una certa carrellata di ingiurie, delle infamità, eccetera. Ma Chiti, lei si è dimenticato quando fece arrestare i suoi compagni dopo l'evasione? Si è dimenticato i verbali che ha fatto di confidenza ai carabinieri di Napoli? Io sarei l'infame, io ho portato solo onore in mezzo a voi, voi mi avete infangato tutti. Basta, Pandico, altro? Sì, altro. Cioè, volevo chiedere una cosa, cioè, a parte il fatto queste cose qua che sto dicendo, che cioè, sono vomiti suoi personali, volevo dire una cosa, non sta rispondendo, a parte il fatto che mi sembra che Antonino Costa... Cioè, sto ripetendo, è camorrista, confermi verbale che ho fatto... Già l'ha detto dall'inizio. Cioè, volevo dire... Lui ribadisci che lei è camorrista, lei dice di no. Se mi fa un attimo parlare, cioè, Antonino Costa è messinese, non è catanese. Non vuol dire nulla questo. Non l'ho mai conosciuto. Nulla. Non vuol dire nulla che è messinese. Già l'ho detto prima. Io sto parlando con lei, non so, vedo questa gallina continua a parlare. Mi fa parlare con perché lei. Il confronto cioè, è tra voi ma io non voglio confronto, lui, sto parlando con lei. Lui potrebbe, risponde a lei, io sento e io continuo a parlare con lei. Va bene. Sto dicendo appunto per questo. Poi seconda cosa, quando io sono evaso, i miei coimputati sono stati arrestati. Dopo che mi hanno arrestato a me, dopo un mese, a parte quello che non c'entra niente, non era nemmeno una spiegazione da dare a una persona. Le devo citare per casa a quale ufficiale hanno lasciato i rapporti confidenziali? Ma guarda, mi hanno picchiato i... No, nessuno ha picchiato. Di seguito. Non troviamo sti scusi, scivola e picchiato, nessuno ha picchiato. Nessuno. Vabbè. L'ha lasciato di sua spontanea volontà. Comunque, sì, nessuno volevo ha chiedere un'altra cosa. Ad Ascoli Piceno, appunto, stavo dicendo, ad Ascoli Piceno, se si ricorda in che frangente mi ha conosciuto. Se ricorda? In che frangente mi ha conosciuto. Me l'ha ribadita sino alla monitoria questa domanda, l'ho detto, l'avrò visto, intravisto due o tre volte, perché noi avevamo... personaggi molto molto più importanti di lui, cioè avvicinavamo i capi loro, non questi scagnozzi. Altro. Ma altro, non ha risposto alla domanda, cioè se io ero nel carcere... Che lei non aveva nessuna importanza per lui, gli avvicinava i personaggi. No, io sono nell'organizzazione. Io sono arrivato ad Ascoli se non ero, perché cioè, io ho fatto tre anni in braccetto, non ho ripeto, mi che sembra che lui doveva fare quella traduzione insieme al Metta, mi pare, non sono certo... nella traduzione insieme al Metta per l'evasione. Questo non è vero, comunque parte tutto quello. Io sto chiedendo, cioè, siccome sono arrivato al carcere di Ascoli Piceno dopo un transito a Porta Azzurra, appunto che mi parlavano anche di lui le guardie che aveva denunciato con la scusa bene, di pulire gli orologi, stiamo facendo la mosca intorno alla candela. E appunto, quando sono arrivato ad Ascoli Piceno sono stato alle celle perché ero isolato per motivi di giustizia dal dottor Carta di Nuoro. Sono stato alle celle fino al primi di maggio. Quando sono salito in sezione sono stato in cella con Dongo. Da lì arrivare fino all'omicidio, che il coltello l'ho portato giù io e Dongo ha fatto l'omicidio. Cioè, però ha preso 200 milioni e non mi ha dato niente a me, fra tante cose. Poi siamo gli unici due genovesi che nei braccetti della morte siamo stati nel carcere di Nuoro autorizzati dal ministero a stare in cella assieme. Pertanto cioè, non è che potevamo essere uno della NCO e l'altro della NF, come sto dicendo. Quindi ognuno rimane sulle proprie posizioni. Cioè, io chiedevo il frangente se mi ha conosciuto, perché c'è. Già passò davanti alla mia cella e allungò la mano partendo.
Mi allungò la mano perché sta cosa si usa quando uno parla. Scusa. Io ero sul letto in sleep, stavo guardando la televisione, siccome conoscevo il personaggio, gli ho detto guarda che io non ho niente da salutarti, cammina e vattene. Andò dritto e andò da Marco Meda e Maria Storina e disse il genovese Cesare, Chiti Cesare non mi ha salutato, era in sleep, in cella, queste cose qua. È vero questa circostanza? Ma no, nel modo più assoluto, sono bagatelle che non inventate, costruite. Va bene, poi c'è un fattore, vorrei precisare un attimo questo, perché io ogni sera poi quando ritorno dal processo mi faccio un discorso con me stesso, che lo metto interno, e spesse volte mi sono domandato questo. Non si fa altro che lamentarmi, mi dovete scusare questo, se no altrimenti non riposo stanotte, che lamentare del braccetti della morte, dello sciopero della fame, io vi seguo anche su questo. E dei morti che stanno sottoterra, vi lamentate? Della gente che avete scozzato per una cicca di sigarette, perché vi abbiamo inculcato in testa. Io vorrei rispondere a questa domanda. L'unica cosa che stanno sottoterra, i braccetti morti. Di quello non ne parlate di è questo. È giusto, difatti l'unico nostro neo che abbiamo è quello di non aver fatto te. Altro a chiedergli. Sì. Avanti. Appunto, stavo dicendo, il fatto che lui ha detto quando sono arrivato che non mi conosceva, che sono cambiato, cose varie. A me mi ha visto un anno fa, ci sono le fotografie dei giornalisti, tutti. Chiedo scusa, se lei prende la fotografia di Chiti Cesare quando stava a Pianosa, 95-96 kg con i capelli a zero. Guardi, non sono stato a Pianosa, sono stato un mese a Pianosa, non nel 76, ma nel 79-80, isolato alle celle, sempre per motivi di giustizia. Sempre per infamità, non per motivi di giustizia, sempre per infamità. Non mettiamo questi motivi di giustizia come scudo. Poi sto dicendo, mi ha conosciuto a Nuoro perché è venuto anche lì ad accusare della gente che poi ha detto che era stato il PM a consigliargli. Ha dato una giustificazione a questo? Non ha dato giustificazioni, io non l'ho sentita. Erano pezzi grossi che ha detto una parola un po' offensiva. Allora, sì, sì. Altro? No, niente, basta. Guardate, grazie. Allora, avanti l'altro. Signor Presidente. Sì? Mi faccio grazie, io sto tranquillo. Sto pure un poco bene. A questo punto... Abbiate bontà, non è questione... Fate silenzio. Se vogliamo un altro confronto al massimo, ecco. E facciamone un altro, vediamo. Si arriva al carcere alle 8:30. Vabbè, allora a questo punto, dato che non si sente bene, possiamo pure rinviare a domani. Diffidando i presenti a comparire senza altro avviso, la ritraduzione, la ritraduzione di tutti gli imputati. Un attimo solo, io devo la difesa del sedotto, poi devo comunicare che purtroppo la direzione del carcere non ha, assolutamente non consente che sigarette, generi di conforto, eccetera, vengano consegnate agli imputati e poi vengano portate lì. Per cui praticamente l'unica strada possibile è quella di consegnarlo alla direzione per le vie ordinarie. Quindi da domani purtroppo non possono passare sigarette. Chi è interessato se li fa portare direttamente al carcere. Chiedo... Tanto più che lì si può comprare tutto, insomma. Allora, che voleva dire, Pandi? Vorrei che venga messo a verbale questo particolare. Che venga acquisito... Va bene, che venga acquisito agli atti. Che venga acquisito agli atti. Un memoriale di calligrafia di Cutolo. Che lo presentò, poiché mi coinvolge in tanti affatticelli. Che lo presentò alla Corte di Assise... di Campobasso durante il processo di Ana. Vengo che venga messo agli atti. Quindi che venga richiamato questo verbale che... Sì, perché lui... Corte d'Assise di Campobasso. Di Campobasso, il Cutolo presenta un memoriale. Di cui in questo memoriale... Vabbè, ce lo chiede, è una richiesta che ci farà il difensore del... il suo difensore. Perché ammesso che ne abbia uno. No, ce l'ha, ce l'ha. Ce l'ha? Sì. Va bene, quindi allora praticamente rinviamo. Che cosa? Il problema delle sigarette. Il problema delle sigarette. Purtroppo io ho avuto una circolare che non può passare niente da qui al carcere. Comunque i carabinieri vi passeranno qualche cosa, dovete consumarle in aula prima di rientrare. Mi dispiace, più di questo non posso fare.